Ring, buonasera, ben ritrovati in diretta su Tele4, come sempre, giovedì e venerdì alle 21. Rientriamo e siamo nel vivo ormai della campagna elettorale per quanto riguarda le europee. Manca davvero poco, pochissimo. Il 26 si vota, lo sapete, così come in molte amministrazioni comunali. Le stiamo seguendo anche nei nostri telegiornali e Sveglia Trieste. Allora, vi dico subito 340-700-6567 per gli sms. Come sempre potete anche condividere e commentare la diretta Facebook sulla pagina di Tele4, quindi approfittatene. Tra poco vi presenterò gli ospiti. È un titolo, come sempre, che è una provocazione, quindi non lamentatevi come sempre, ma da questo partiamo perché anche oggi è stata una nuova giornata comunque di tensione sul fronte governativo. Negli ultimi giorni questo più 0,2 dato del PIL in crescita nell'ultimo mese non ha certo soddisfatto gli analisti, lo stesso governo, ma comunque viene sbandierato come un'inversione possibile di tendenza sul fronte dell'economia, tanto contestato, no, negli ultimi mesi. Ma ci sono due nodi, quello di questa sera, anche se un po' lontano, complicato, che riguarda il sottosegretario Siri. Insomma, il Premier Conte ha detto di fatto lo ha spinto un po' a lasciare, ma lo stesso Siri aveva anticipato il Premier dicendo: io sono pronto, parlo con i magistrati, si faccia subito, oppure entro 15 giorni lascio. No, Uccio, rispondo sempre così, non ce ne siamo dimenticati, ne parliamo, ne abbiamo parlato spesso anche con il sindaco qui e comunque anche con approfondimenti nel telegiornale. È chiaro che ora siamo impegnati anche molto su altri fronti, come quello dell'Europa, e capire che cosa si sta costruendo, ne parleremo questa sera. Poi, e vedremo le immagini di Salvini che va da Orban in Ungheria e visita questo muro al confine, e quindi il tema migranti, attaccato anche per questo, sapete, Salvini. Poi Di Maio invece che dice no al ritorno delle province, Salvini rilancia sul tema flat tax, tante cose insomma di cui è giusto discutere questa sera e capire che Europa sarà. Saluto e ringrazio Marco Dreosto della Lega, buonasera, ben trovato. Buonasera. L'onorevole Marco Zullo del Movimento 5 Stelle, Buonasera. l'onorevole Remo Sernagiotto, anche lui europarlamentare uscente, si candida adesso con Buonasera. Fratelli d'Italia, buonasera, ben trovato. Il professore Furio Onsel, ora nel fine del Partito Democratico nella candidatura alle europee. Buonasera. Così come saluto il sindaco di Aiello, Andrea Bellavite, in candidato invece per la sinistra. Buonasera Buonasera a e ben trovati. Allora, Sernagiotto, entriamo subito nel vivo. Come la vede questo dibattito nazionale tra i due che oscurano di fatto il resto della componente? Non c'è più opposizione. Non c'è più opposizione, se la fanno tra loro, no? No, guarda, mi appassiona poco questo dibattito sul sottosegretario Siri. Io sono un uomo delle istituzioni. Se i magistrati hanno dei buoni argomenti, lo interrogano, lo incontrano e poi deciderà Siri se è opportuno rimanere o no. Lui ha detto che è innocente, noi gli crediamo fino a prova contraria. Invece mi preoccupa molto il dibattito se si fa la TAV o no, perché qualcuno parla della Torino-Lione, invece quella è la Lisbona-Kiev, cioè è una cosa diversa. Ci siamo battuti molto tempo per avere il corridoio 5 ferro, il corridoio 5 gomma a sud delle Alpi, e perciò poi sul tema costi e benefici, lei si ricorda quando negli anni 50 col piano Marshall decisero di fare la Milano-Napoli, l'autostrada, la cosiddetta autostrada dritta, Sole. la 1, la Autostrada del Sole, beh, se si faceva un'analisi sui costi e benefici passavano 100 macchine al giorno. Cioè, le grandi opere c'è la Cioè, prospettiva. dice, anche in quel caso poteva non avere un No, senso in base ai non la costi. Cioè. facciamo, non c'erano automobili, un'automobile ogni 100 famiglie, una cosa così. Perciò mi appassiona poco questo, perché mentre noi discutiamo queste cose, il resto d'Europa e il resto del mondo agisce. La Via della Seta è un'altra cosa che mi appassiona molto poco, così come è stata fatta. Perché non ci crede, eh? La Perché, preoccupa, cos'è? Perché anche lì, guardi, no? L'abbiamo discusso molto qua, le immagini, faccio un l'aeroporto di Trieste. simpatico ragionamento. Se lei deve fare una società, la faccia con uno ricco come lei, mai con uno molto più ricco di lei. Perché se no, se dopo un anno le cose vanno bene e l'altro dice bisogna investire su questa società, e Lui fa dice, crescere, perciò diciamo, lei dal qua. 50% passa al 5% e l'altro passa al 95%, quello che è successo alla Grecia. L'aumento di capitale, Sì, che è diciamo. successo con i tedeschi per i porti e con i cinesi per il Pireo. Mi sembrano tutte cose all'indirizzo del Movimento 5 Stelle, no? Un po' di Sono più. le cose che non condividiamo. Con la Lega invece abbiamo scritto un programma insieme, anche se oggi noi siamo l'opposizione,
e loro stanno governando. Dopo sentiremo anche loro. Zullo cosa dice? I temi che porta all'attenzione sono raccontati in modo accattivante per descrivere una realtà che non c'è. Il Movimento 5 Stelle ha sempre detto che non è contraria alle grandi opere, però queste opere devono avere una proporzione in termini di costi e permettimi. L'esperienza ci ha insegnato come in passato si sia lucrato su molte opere per portare poi dei risultati, dei vantaggi ai cittadini che non sono arrivati. Quindi noi quello che stiamo chiedendo è di rivedere i costi, i benefici e soprattutto di investire quelle cifre per ammodernare le reti che possono essere ammodernate, ma soprattutto con una logica ben diversa, che è quella non del passaggio che non lascia poi ricchezza al territorio, ma di infrastrutture che permettono al territorio realmente di integrarsi. Per quello che riguarda la Via della Seta, allora, sappiamo qual è la potenza economica della Cina, lo vediamo anche al Parlamento europeo e sarebbe da folli non mettersi alla pari come interlocutori, cioè negare la presenza di interlocutori così forti significherebbe da subito partire col piede sbagliato ed essere schiacciati. Quello che noi stiamo facendo è cercare di mettere sul tavolo quelle che devono essere delle basi chiare ed evidenti di accordo, di contrattazione, perché devono essere rispettate le normali regole di confronto economico e anche di diritti che vanno ai cittadini, ai lavoratori, rispetto dell'ambiente. Quindi stiamo mettendo sul tavolo stiamo Adesso le faccio una chiarendo domanda delle su regole su questo. cui poi Guardi, fare dei Cariostro, spero ragionamenti. che la Lega faccia cadere il governo, poi elezioni, ma mi spaventa un'alleanza Movimento 5 Stelle e PD, cioè una ricostruzione sarebbe pronta, sarebbe la vera fine della nazione. De Plente scrive questo. Poi Posso dire solo Cariostro. due cose? Sì, ma una cosa la chiedo io Molto ancora veloce. a Zullo. Aspetta, se ne è giotto. Cioè, è vero che è stato più il Movimento 5 Stelle, poi la Lega è stata abile anche nello smarcarsi sul fronte cinese, definiamolo così, no? Sì, ma Però se fosse, cioè, alla fine siamo noi piccoli che facciamo una trattativa, un contratto, un'unità di intenti, di visione, di l'alternativa. orizzonte con i cinesi. Siamo noi piccolini, non è l'Europa insieme che Ma decide di questo è il primo fare. passo, quello che noi stiamo facendo, e qui noi siamo molto differenti rispetto alla Lega, è la visione che abbiamo di questa Europa. Noi siamo assolutamente per una visione europeista, ma con un'Europa, con un'istituzione europea decisamente diversa, che mette al centro il cittadino e il benessere cittadino. Oggi è fondamentale fare massa critica, aggregarsi. Il memorandum che abbiamo fatto come Italia è un primo passo. Quello che io mi auspico è che ci sia un memorandum che coinvolga tutta l'Europa. Europa. Oggi già la dimensione europea inizia a essere piccola, sia dal punto di vista economico che di Mi sa che Serna popolazione. Giotto non è d'accordo con lei sulla questione poi cinesi in particolar modo. No, Sentiamo su anche tutte e due Onsu le cose, Cariostro. due passaggi veloci. Se il problema è fare le opere perché ci sono i corrotti, i mangiatori, loro sono al potere, possono delegare Cantone, la Boccassini, Davigo, È quello Caselli. che stiamo Ai facendo, controlli, Delegate no? un È mega quello che stiamo magistrato, facendo, ma è l'importante per quello che me è che stiamo si facciano. facendo, Perfetto, quello che l'importante è stiamo che si facciano. facendo. Seconda questione, da noi i cinesi si sono portati a casa un po' di casse di arance rosse. Il giorno dopo sono andati in Francia e li aspettava la Merkel, Juncker e Macron. E Macron gli ha venduto 30 miliardi di Airbus. Eh sì. Ecco, questa è la differenza. Questo è diventato un dato poi, no? Concreto. Allora, Dreosto, sentiamo poi Onsu e Bella Vita anche. Sì, grazie. Ma penso che sia il caso forse di scendere un po' dalla macroeconomia e andare un po' sul territorio. Adesso volevo anche rispondere alla provocazione Dicono di mollare il Movimento 5 simpatica Stelle, no? del telespettatore. Allora, diciamo che fortunatamente il centrodestra esiste e governa benissimo in tantissime realtà, in tante amministrazioni regionali, in tantissime amministrazioni comunali. Lo fa in questa regione, ad esempio, dove Massimiliano Fedriga e la sua squadra, con il centrodestra completo, sta facendo, direi, uno splendido risultato. Abbiamo visto in questi giorni il primo resoconto di un anno di attività, che può essere considerato veramente un punto di partenza positivo per questa nuova amministrazione regionale dopo 5 anni che sono Adesso stati vediamo il servizio, davvero, però se lo faccio vedere davvero. faccio arrabbiare Onsole, io glielo dico subito. Ma Dopo. forse parliamo coi fatti, no? Piuttosto che dico, bisogna dire le cose un po' come stanno. Adesso abbiamo parlato di macroeconomia, di macrosistemi, no? Io tornerei un pochino Sul sul territorio, territorio, sui problemi dice. della gente. Guardi, io come molti dei presenti ho fatto amministrazione locale, ho fatto l'assessore, ho fatto il vice sindaco e lo diceva prima anche nella prepartita che facevamo con il dottor Ons. Diciamo
Noi dobbiamo ascoltare la gente, vedere quali sono le esigenze della gente, quali sono i problemi reali della gente. Della Via della Sette la gente oggi probabilmente non sa neanche di cosa stiamo parlando, la gente ha il problema quotidiano, no? E alcune cose sono state fatte, dico, governo 5 Stelle Lega, un governo che nasce su un contratto, innaturale probabilmente perché eravamo in situazioni opposte quando ci siamo presentati alle elezioni dello scorso anno, però è un contratto concreto che dice alcune cose. Matteo Salvini, dico anche per sua parte Luigi Di Maio, si sono messi ad un tavolo, hanno condiviso un programma, alcune cose le hanno fatte, moltissime sono da fare, però è intangibile che oggi il sistema per esempio dell'immigrazione, il sistema dei 35 euro, il sistema delle cooperative sia stato smantellato a favore, guardate, lo vedono i nostri cittadini, io parlo con i miei cittadini del mio comune, dei comuni limitrofi e mi dicono finalmente abbiamo messo un po' a posto le cose, non si vede tutta questa gente girovagare, lo diceva, lo vedremo forse nel suo servizio, Regione Friuli-Venezia Giulia, in un anno gli immigrati, noi li chiamiamo clandestini, diciamo irregolari, diciamo chiamiamoli come volete, sono diminuiti di oltre 1000 unità. È un segnale importante, che la gente vede ed ascolta. Allora, queste sono le promesse che passano poi a diventare dei fatti e noi ci proponiamo ancora. Per ora col 5 Stelle, perché col 5 Stelle c'è un programma di governo che deve essere completato. In Europa evidentemente le cose cambiano perché ogni partito e ogni movimento va per proprio conto e porta le sue istanze e abbiamo anche grosse diversità in questo senso con il Movimento 5 Stelle e con gli altri partiti della sinistra, però i nostri programmi sono ben chiari, sono programmi che anche qui veniamo criticati, oggi Salvini... Che vada Orbán. Bene. Ce lo fai vedere, Guido, l'immagine, meno dell'incontro, è salito poi su questa vedetta, sopra il muro, guardato col cannocchiale per vedere... Guarda che c'è un problema serissimo. Cioè? L'Europa si è completamente dimenticata dei propri confini. Nei prossimi giorni, mi sembra il 9 di maggio, adesso chiedo all'onorevole Zullo, si festeggia la festa dell'Europa. Non so se lo sa, ma c'è la festa dell'Europa, no? Ci dimentichiamo, forse sarebbe meglio, dico, la nostra proposta, la mia proposta, dico perché mi piace questo tema, festeggiamo il 12 settembre. Il 12 settembre del 1683 padre Marco D'Aviano fermò in Austria, a Vienna, i turchi che volevano invadere e islamizzare l'Europa. Bene, questa è una data da ricordare, questo è un momento da... che poi guardate che la storia è molto ciclica, e allora dobbiamo stare attenti che le cose si ripetono e se noi non poniamo delle condizioni come per esempio di questa cosa, Zullo, non ve ne siete mai occupati, non avete mai preso in considerazione in Europa, i confini in regione Friuli Venezia Giulia, basti pensare che addirittura il governatore Fedriga ha dovuto mettere la guardia forestale al confine di Stato per fermare i passer, soprattutto perché poi magari gli immigrati sono anche povera gente che arriva, cerca di ottenere quello che può, ma c'è gente che ci specula, no? Parlavamo prima del sistema delle cooperative, dei 35 euro che in parte è stato smantellato. Onsel cosa dice? Ma guardi, innanzitutto voglio parlare di Europa e di quello che potrà dare. Io parlo dell'Europa delle città. Io sono stato tra quei sei sindaci che hanno guidato le oltre 1000 città che avevano firmato il patto dei sindaci per la riduzione delle emissioni di gas serra. E questo ha, diciamo, creato tutta una serie di attività economiche importanti sulle quali dobbiamo confrontarci per il futuro. Per me, appunto, andare in Europa vuol dire soprattutto anche dare risposte a tutti questi giovani, no, che hanno riempito le nostre piazze, i Fridays for Future. Qui c'è grande opportunità di lavoro perché dobbiamo arrivare a raggiungere quelli che sono gli obiettivi 2030 dell'agenda europea, che prevedono appunto tutta una rivoluzione nel sistema, soprattutto energetico, nel sistema anche degli stili di vita, proprio per raggiungere quella che si chiama la neutralità carbonica. E qui c'è veramente tanto lavoro da fare, sia a livello di ricerca, e io parlo ovviamente della ricerca europea, di tutti i programmi di ricerca. Tra l'altro, appunto, essendo stato anche rettore, so bene quanto nello sviluppo del nostro sistema di alta formazione contino i progetti europei, ma anche nel settore della manodopera specializzata. Parlavo appunto con dei tedeschi che stavano progettando quelle che erano le grandi trasformazioni anche del loro sistema di mobilità intelligente. Mancano addirittura elettricisti, cioè persone che effettivamente abbiano competenze specifiche per poter fare questa importante rivoluzione. Abbiamo il fotovoltaico, abbiamo ovviamente tanti altri sistemi di energia alternativa, l'eolico, sì, qui vogliono parlare in Italia, ma
diciamo, da altre parti in Europa, cioè, di questo è meglio non parlare, però diciamo, questo è anche il futuro. E dobbiamo raggiungere questi obiettivi, il patto di Parigi, se no i giovani, quelli, i diciassettenni, sedicenni, quindicenni che sono scesi nelle nostre piazze ci hanno chiesto: ma che però, futuro sa, ci consegnate? Questo è vero. Questo però si può fare, l'abbiamo che già fatto. Ma sai cosa dico? Secondo me, in questo momento, uno dice: io guardo l'Europa, dico, che è servito? Certo, ha garantito la pace in questo certo, continente, non c'è dubbio su questo, che è fondamentale. Però vi dicono: allora, se doveva essere Europa, non ci devono essere disparità. E la proposta poi che avanza, mi pare, di salari che devono essere... Ma indubbiamente bisogna Ma di una andare... politica fiscale che sia di tutti, noi ci facciamo una flat tax che poi non sarà, discuteremo ovvio, quello che sarà, mentre da altre parti più basse spostano i capitali, le imprese. I principali difetti di questa Europa derivano dalla ipertrofia, dalla troppi nazionalismi, dalle nazioni. Si è arrestato il processo che aveva portato appunto al federalismo. Oggi quindi c'è il sovranismo, adesso è una preoccupazione seria. Ma quella è l'origine di tutti i problemi, è il sovranismo. No, perché è chiaro che questa è proprio la politica che noi combattiamo, quella di tutti uguali, tutto piatto, ma non esistono il problema, più confini, non esistono nazioni. Finire di parlare dell'ambiente. Non esistono identità. Ma stavo parlando di energia e dell'ambiente, di una delle cose più importanti che noi dobbiamo fare per riconvertire l'intero sistema, e qui ci sono anche i posti di lavoro. E l'altro grande, diciamo, sfida sulla quale l'Europa, io posso dire, risponde, anche perché come sindaco me ne sono occupato nella rete dell'organizzazione appunto europea della sanità, è proprio il grande mutamento demografico, che non sono, diciamo, i migranti, che li lasciamo un attimo da parte, è proprio il fatto che la popolazione sta invecchiando. E dunque c'è bisogno di molti più servizi alla persona, c'è bisogno di molta più attenzione soprattutto per quelle che sono, diciamo, le fasce potenzialmente più fragili, perché oggi una persona che ha 65 anni c'ha ancora 30 anni di vita, diciamo, davanti, e noi vogliamo far sì che questa vita sia una vita che vale la pena di essere vissuta. Questo sì, ci sono i temi energetici, temi energetici e servizi alla persona. Però, qui l'Europa dà delle risposte. Io credo e le cose... questo è ciò per cui io, in qualche modo, il Partito Democratico vuole impegnarsi sull'Europa. Tralasciamo, diciamo, tutti questi altri però dettagli di politica nazionale. Però sa che secondo me rischiano di essere nazionale. Poi le cose più spinte, sarà anche dal dibattito, dell'attualità, dall'abilità di una parte politica, su questo non c'è dubbio. Però è vero che in questi anni abbiamo sempre detto l'Europa ci lascia da sola, per esempio sul fronte dell'accoglienza. Ma è ovvio che fino a quando l'Europa non è una federazione, fino a quando si è arrestato il processo, e iniziò quando fu messo il carbone e l'acciaio insieme. Ma sa perché misero il carbone e l'acciaio? Per non farsi più guerra, perché queste erano le materie prime per fare le armi e le bombe. E in effetti questo ha prodotto il fatto 70 anni di pace. Adesso andiamo avanti con questo processo. No, condivido quest'ultimo passaggio, perché in effetti l'Europa nasce proprio da quel patto del carbone e l'acciaio per evitare le guerre. Ma da lì a fare un'Europa dove tutto va bene, dal nord a Lampedusa, direi che è veramente un'esasperazione. Noi pensiamo che invece ci debba essere un'Europa delle nazioni, degli stati, delle identità e anche dei confini. E questo è lo spartiacque. Questo è probabilmente lo spartiacque, e probabilmente è questo anche quello che stanno comprendendo le persone, perché vede, dottor Ronse, il problema non è più neanche a livello locale o nazionale, ma è a livello europeo. Certo. C'è questa quindi sensibilità. Già adesso ti lamenti che le regole sono diverse. C'è una sensibilità verso il nazionalismo. C'è una sensibilità. Queste diversità aumenteranno. Assolutamente questo è il risultato pratico. Noi, assolutamente sì. Assolutamente. Questa è la tua visione. Questa tua visione, dal mio punto di vista, ogni paese si fa gli affari propri perché deve tutelare la propria nazionalità, non si troverà mai un accordo, e questo è quello che noi stiamo pagando, è quello che stiamo pagando nella definizione di un mercato unico che ancora non esiste, perché non esiste un'Europa unitaria, ma esiste un'Europa dove ogni Stato membro voi cerca di portare di macrosistemi, non parlate mulino, di cose ma concrete. Ma lo sai che prima l'80% delle norme nazionali deriva da quello che si decide in Europa? Ecco, questo è uno dei problema. Punti, secondo me, fondamentali, perché non, domanda, non è percepito da faccio tutti, una domanda riferita... L'80% delle norme... Quindi se vuoi cambiare le cose devi andare in Europa... Altrimenti mandi allo sfascio il sistema Europa, ma questo è un altro discorso, e la finisci di parlare di un sistema Europa di nazioni. Noi perché sono due cose incompatibili. Noi siamo per il cambiamento dell'Europa, non per la distruzione o per lo sfascio dell'Europa. Ritorno un secondo all'osservazione del dottor Ronsel, quando praticamente ha parlato di non nascono più figli, non si...
Le famiglie, l'Europa, cosa fa per le famiglie? No, lo dico io, dottor Rosè. Cosa fa? Dell'invecchiamento. Beh, ma non nascono più bambini, quindi sì. il problema è oggettivo. Cioè, no, si vive più a lungo. L'Europa. No, è che si vive però più a lungo. Le famiglie non esistono più, le avete smantellate, avete tolto completamente il principio di famiglia. L'Europa cosa fa come politica per la famiglia? Che cosa fa l'Europa come politica per la famiglia? Mi dica una cosa, per la famiglia? Per la famiglia, l'Europa cosa fa? Ma guardi, tutti i progetti urbanistici, l'Europa delle città ha fatto progetti urbanistici di città a misura di bambino, di città a misura di anziano, addirittura ci sono progetti importanti finanziati col fondo strutturale europeo per città a misura di persone affette da particolari patologie, addirittura affette da Alzheimer. Guardi, e questo viene realizzato quando si pensa a un'Europa degli ideali che portano appunto le comunità a vivere meglio, sì, perché il benessere è l'obiettivo che bisogna raggiungere, sì, la prosperità. Ci vuole un po' più di concretezza, dottor Rossi. Sentiamo Bellavite, così finiamo il giro. Bellavite, quali sono gli ideali? Li dobbiamo definire ideali? Grazie, proposte, no? Quali sono le vostre? Beh, intanto l'argomento è se riteniamo che questo modello di società, di sviluppo, possa continuare così in eterno, possa andare avanti. E quindi allora da questo punto di vista è giusto che discutiamo sì TAV, no TAV, mercati sì, mercati no. Oppure se riteniamo, come ci è stato richiamato, come diceva prima Furio, dai ragazzi in questi giorni, se riteniamo che questo modello ci sta conducendo all'autodistruzione. Allora in questo caso dobbiamo ragionare in termini diversi, che non sono termini soltanto riguardanti l'Europa, meno che meno l'Italia. Ben venga l'abolizione di tutti i confini, non delle frontiere, perché sono due cose diverse, perché io posso passare dall'Italia alla Slovenia ed accorgermi che ho cambiato la nazionalità perché ci sono le case diverse, si parla un'altra lingua, c'è un tipo di cultura diversa, ma i confini intesi come barriere che dividono esseri umani da esseri umani, questo noi non lo vogliamo. E l'Europa che vogliamo è un'Europa al servizio del mondo, è un'Europa mondialista. Perché le risorse, prima si parlava di risorse, le risorse ci sono, lo sappiamo benissimo, il mondo è pieno di risorse, in Italia il 17% della popolazione detiene tanta ricchezza quanto il restante 83%, il che vuol dire che c'è qualcosa che non va, nel mondo il 20% della popolazione detiene quanto il resto dell'80%, è chiaro che ci sono degli squilibri spaventosi e se non andiamo ad affrontare questo, e dentro questo anche il problema quotidiano e ordinario della nostra gente, degli operai che hanno dei salari che sono miserevoli e che stanno diventando sempre minori dal punto di vista della possibilità di acquisto, se non andiamo a difendere questo aumentando i salari, diminuendo le ore di lavoro, rendendo più possibile una vita più piena, più realizzata, più incentrata sulla ricerca e sulla cultura, se non facciamo questo, allora continueremo ad avere un'Europa e un'Italia, poi ho visto lì addirittura una Trieste, che saranno inevitabilmente egoiste, cioè incentrate non sulla salvaguardia della popolazione, non degli italiani o dei triestini o dei regionali o degli europei, bensì sui squalli di piccoli interessi dei grandi ricchi e delle grandi lobby che purtroppo oggi effettivamente stanno dominando e governando. Senta, sindaco, quale deve essere l'esempio? Cioè, il salario minimo di riferimento, quello tedesco? Assolutamente, quale? Vorremmo il dividendo universale, che significa la possibilità di rimettere in gioco tutto ciò che c'è per poter far sì che tutti possano accedere con lo stesso diritto alla ricchezza. Ricchezza che è per tutti, perché il mondo è dato a tutti, non è che qualcuno abbia dei privilegi. Perfino gli ebrei nell'Antico Testamento avevano il giubileo, cioè ogni 50 anni la terra veniva ridistribuita in parti uguali e poi per 50 anni ognuno con la sua capacità imprenditoriale riusciva a rimettere in piedi un po' le cose. Quindi per me è il ritorno ad una visione del mondo ugualitaria, nella quale tutti gli esseri umani possono avere uguale accesso alla ricchezza, possano fare ciò che sono in grado di fare e avere ciò di più. Allora, non è poi di nuovo Furiosa. Sì, provo a dare due risposte rispetto ai due interventi che ho ascoltato con grande attenzione. Il primo diceva noi saremo molto vecchi, ma tutta l'Europa, ma l'Italia in particolare, e perciò chi pagherà le nostre pensioni? Serviranno dei lavoratori. E dove li prenderemo questi lavoratori? Creeremo politiche per la famiglia, per la natalità in Italia e in Europa? Ho visto che tutte le indicatori sulla demografia parlano di un'Africa
che passa da 430 milioni di abitanti per il 2050 a 2 miliardi e mezzo. Una Nigeria che passa da 140 milioni a 500 milioni. Non ho capito bene se ci sono delle politiche per la natalità per gli italiani e gli europei o se si fa una scelta diversa. Legittime tutte e due, la mia è per politiche sulla natalità di europei e evitare che nel 2050 i 450 milioni di europei diventino 320 milioni. E perciò questa è una risposta, perché sennò la filosofia è molto bella, poi quando ci confrontiamo con i fatti. Il ragionamento che ha fatto il collega invece, noi nel Novecento per quasi 70 anni, 75, abbiamo provato quel modello della ridistribuzione continua e non è che ha avuto un grande successo, né di bontà del tempo vissuto, perché ce lo ricordiamo tutti, né il fallimento finale di questo percorso. Era l'Unione Sovietica al centro del pensiero, che poi Cuba, che poi Corea del Nord. Oggi esiste ancora, più che a Cuba, esiste in Corea del Nord un modello di questo tipo. Non mi sembra che ci siano dei grandissimi risultati, perché poi ci dobbiamo confrontare. Sotto il profilo filosofico è piacevole, straordinario ascoltare le parole che siamo tutti uguali, però l'abbiamo vissuto. Abbiamo vissuto quel confronto tra capitalismo, da una parte quello nostro, quello dell'Occidente, quello, e tra il socialismo, che poi è la fine che ha fatto. Poi il capitalismo ha tutta una serie di difetti. Io condivido molto invece un percorso. Quando parla che è la fine dell'economia orizzontale, proviamo a tradurla. Prendiamo la materia prima, la trasformiamo, la utilizziamo e la buttiamo. Questo l'abbiamo fatto per 50 anni, è tempo di cambiare. Ma l'Europa, che in parte è cattiva, perché io appartengo al gruppo, al terzo gruppo parlamentare che è eurocritico, ha fatto il più grande fondo dal 14-20, Horizon 2020, mettendo a disposizione 80 miliardi per passare dalla economia orizzontale alla economia circolare, che credo che nessuno di noi sia contro nell'utilizzo della materia prima, la trasformazione, l'utilizzo e poi la ritrasformazione, il riutilizzo e poi la ritrasformazione. È la sfida dell'Europa, mentre c'è una parte del mondo che si chiama Cina e che l'Europa non mette mai sanzioni, le mette sempre la Russia, non le mette mai né la Turchia né la Cina, perché l'interesse economico è superiore, che di quell'economia orizzontale sta distruggendo il mondo. La sfidiamo come Europa e come mondo che ha un pensiero, oppure la subiamo? Ma sfidare la Cina, la dobbiamo sfidare, non subire come la via. Allora qui vi dicono, ma quale Europa? Di che Europa parlate? Cambiate argomento, l'Europa che non c'è, lo vede? Sì. Perché poi. Sì, ma volevo innanzitutto al collega che giustamente appunto ha fatto capire come il parlare di Europa vuol dire anche diffondere idee come quelle sull'economia circolare. Queste non possono maturare in un diciamo contesto molto ristretto, soltanto se c'è un ampio dibattito. E su questo lo ringrazio, perché condivido assolutamente l'aspetto delle economia circolare, ma quello che volevo dire era proprio sulle disparità. Guardate che Amazon ha un bilancio che è maggiore di quello dell'Austria, cioè il CEO, l'amministratore delegato, potrebbe sedersi all'ONU esattamente come un qualunque altro statista. Chi pensate che possa ristabilire l'equilibrio? Noi abbiamo delle multinazionali che sono i principali evasori fiscali e sono i principali evasori fiscali che saltabeccano tra un sistema fiscale europeo, un altro paradiso fiscale, in qualche modo giocando con questa moltitudine di regole di questa Europa, e alla fine cosa vuole che possa fare un paese di fronte a Amazon e Google messi insieme? I principali evasori fiscali non si riescono a catturare, quindi solo un'Europa forte, soltanto un'Europa unita può porsi come baluardo a queste realtà. Come le ho detto, ci sono società che hanno ormai il bilancio di certi paesi. Infine, l'ultima osservazione sull'Africa. L'Africa, i cinesi, prima di arrivare, guardi, prima di arrivare, miliardi in Africa, sì, cioè. Prima di arrivare con la via della seta a Trieste o a Parigi, hanno diciamo controllato l'Africa e si sono presi tantissime risorse e hanno lasciato diciamo gli africani molto diciamo in difficoltà. L'Europa forte può anche diciamo alzare la sua voce
per far sì che l'Africa, che è proprio il territorio vicino, con più contiguo, possa, diciamo, non essere oggetto, diciamo, di una nuova colonizzazione economica, come purtroppo qui scrivono: difendiamo i nostri confini, scrivono bella vita, poi andiamo in pubblicità. Sì, un'Europa forte e democratica, intanto i paradisi fiscali sono anche all'interno della stessa Unione Europea, e questo è un qualcosa di veramente scandaloso, contro cui ovviamente noi combatteremo con grande forza. Ma anche l'equità fiscale e la possibilità, quindi, che tutti paghino le tasse, perché queste multinazionali, queste potentati straordinarie, non portano nulla alla ricchezza complessiva. Quindi noi dobbiamo andare a combattere contro tutto questo tipo di realtà che va ad incidere sulla povertà europea, e soprattutto le lobby, perché fino al momento in cui l'Europa non sarà comandata dai rappresentanti eletti dai cittadini e il Parlamento europeo sarà scollegato rispetto alla Commissione europea, fino a quel momento chi comanderà? Comanderanno le multinazionali, comanderanno le lobby, comanderanno tutti quelli che non sono espressione reale della democrazia e del popolo. Allora, tra poco vedremo il bilancio di Massimiliano Fedriga, altre cose su Salvini, Di Maio e l'arrivo dei migranti anche l'altro giorno, perché è mesi e mesi che diciamo, con l'intervento prima di Minniti, poi di Salvini, si riapre sapete quanto è frequentata la rotta balcanica, e questo poi prontamente è successo come avevamo previsto. Allora, tra poco. Abbiamo ancora molto da lavorare, ma sono molto soddisfatto di questo primo anno. È più che positivo per la regione, secondo Massimiliano Fedriga, il bilancio di questo primo anno da presidente del Friuli Venezia Giulia. Le questioni che si sono affrontate sono molteplici, dalla sicurezza alla sanità alla famiglia, passando per le riforme amministrative. Proprio sulla sicurezza, milioni di euro, sia per enti pubblici che per cittadini privati, per impianti di videosorveglianza e di tutela all'interno delle proprie abitazioni. Abbiamo messo la Guardia Forestale per tutelare i confini, rintracciando moltissimi immigrati clandestini, ma soprattutto moltissimi passeur. Anche sulla sanità siamo intervenuti con la prima parte della riforma, che ha rivisto la governance e finalmente può tenere sotto controllo i conti. Proprio oggi guardavamo soltanto in questa prima parte di riforma della sanità, e soltanto per la riorganizzazione degli apicali abbiamo un risparmio di più di 500.000 euro all'anno. Siamo intervenuti sull'abbassamento della pressione fiscale per la montagna in modo generalizzato e per tutto il resto della regione per le nuove imprese che garantiscono nuovi posti di lavoro. Contributi fino a 12.000 euro per chi assume persone uscite da crisi occupazionale, 14 milioni di euro per garantire gli asili nido gratuiti dal secondo figlio in poi. Il governatore, inoltre, mette a cantiere ulteriori progetti per andare avanti con i programmi che seguiranno. Abbiamo liberato finalmente i comuni dalle UTI e ci apprestiamo a scrivere la nuova riforma degli enti d'area vasta, e quindi risposte ai cittadini con migliori servizi. Abbiamo messo in campo nuove politiche sulla famiglia e a breve si vedrà una norma quadro sulla famiglia. D'ora in poi partirà inoltre il trasporto pubblico con lo sconto del 50% e in prospettiva è totalmente gratuito per gli studenti del Friuli Venezia Giulia. Non poteva dunque mancare una battuta sull'episodio di stamattina, che ha visto la rotta balcanica tornare a farsi protagonista con l'individuazione di 35 migranti, poi fermati dalle forze dell'ordine, in marcia sulla statale 15 lungo il rio Ospo. Prima entravano indisturbati e facevano ciò che volevano. Oggi, fortunatamente, riusciamo ad individuarli. La stragrande maggioranza di chi entra illegalmente viene fermato, viene controllato dalle forze dell'ordine e in molti casi si provvede anche a una riammissione nello Stato di Slovenia, con cui abbiamo un'ottima collaborazione. Prima gli ingressi erano molto superiori e soprattutto nessuno aveva prontezza di cosa accadeva sul confine. E al confine arriviamo tra pochissimo, ma volevo farvi sentire un'altra cosa, perché Massimiliano Fedriga ha citato la questione delle UTI, il superamento delle UTI. Sapete che questa è l'unica regione di fatto d'Italia che ha cancellato le province, tema su cui si è dibattuto molto, e qui anticipò Massimiliano Fedriga l'idea di tornare alle province e chiamarle magari, siccome non si può province autonome, ma province speciali. E di province si è parlato molto in questione, ma Di Maio dice così: se vogliamo parlare di lotta agli sprechi e ai privilegi, uno spreco sono le province,
Ed è inutile che ci ammaliamo di Amarcord pensando di poter far tornare le province in Italia. Noi neanche ci candidiamo alle province, che erano elezioni dirette, ora sono indirette, e allo stesso tempo chi le vuole ricostituire deve trovarsi un altro alleato, perché col movimento le province si aboliscono, le province non si ricostituiscono. Quindi? È drammatico, mi dispiace, perché secondo me Di Maio sta parlando di una cosa che non conosce, no? Questa è una delle battaglie di cui ogni tanto si parla, tanto per presa d'atto, ma effettivamente poi non si conosce il tema veramente. Io porto sempre la mia esperienza di amministratore, e nella mia esperienza, nei miei 10 anni di amministrazione, posso dire che se c'era un ente, parlo del Friuli Venezia Giulia evidentemente, che funzionava, che dava risposta al territorio, che dava risposta ai comuni, erano le province. Un ente peraltro che abbiamo visto non era neanche particolarmente costoso, e che poi a causa di questa famigerata legge sulla riforma degli enti locali fatta dalla governatrice Serracchiani, mi permette, no, mi lasci completare il mio ragionamento, perché è così, ha trasformato, c'è una premessa errata. Guardi, siamo l'unica regione d'Italia, l'ha detto prima il nostro interlocutore, che non ha le province. Ma non per le UTI. Guardi, no, non ci sono più, benissimo. Sono state costituite le UTI, tra l'altro le UTI sono enti non riconosciuti dalla Costituzione, che sono nati non dal basso ma dall'alto, calati verticalmente dall'amministrazione regionale, quindi non è stato assolutamente condiviso col territorio questo percorso di riorganizzazione, per cui anche questo sicuramente è un tema che non ha favorito poi il successo di questa. E poi creare 18 microstrutture in una regione di 1,5 milioni, 1,200, 3 mila abitanti è una cosa assolutamente inconsueta. Tant'è che molti dei comuni che non hanno accettato questa riforma si sono opposti, anche il comune di cui facevo parte ovviamente è entrato in questo ambito, ed oggi a distanza di 2 anni quella riforma è solo costata dei soldi, non è partita praticamente in nessuna organizzazione, e ad oggi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettarci che fortunatamente il governatore Fedriga, come si è impegnato a fare, ricostituisca quegli enti di area vasta che davano risposte ai territori, si occupavano di scuole, si occupavano di viabilità, che era importantissimo, davano risposta alle associazioni. Ma pensate che oggi le dico una cosa, guardi che oggi la regione Friuli Venezia Giulia si deve occupare dei contributi alle associazioni minori. Abbiamo sentito interventi del nostro presidente dove c'erano richieste di associazioni locali del territorio che si devono rivolgere alla regione per ricevere piccoli contributi. Bene, tutte le risposte che, ma guardi, il caso eclatante è quello della viabilità. Per 2 anni noi abbiamo avuto le strade della nostra regione, quelle di interesse provinciale, che erano praticamente disastrate e in costruzione. Allora, su questo poi sentiremo appunto anche gli altri. Zullo. Noi l'abbiamo sempre detto, siamo contrari alle province, siamo stati contrari a questa finta abolizione delle province a livello nazionale, che di fatto le ha lasciate lì cambiandone un po' la forma. Siamo stati contrari alla definizione delle UTI qui in Regione Friuli Venezia Giulia, e siamo contrari a tutte quelle nuove forme intermedie che non rispondono alle esigenze del territorio. Quello che secondo noi è indispensabile fare è intanto ragionare per omogeneità di area e bisogno dei cittadini, e riorganizzare anche dal punto di vista amministrativo gli enti che già abbiamo oggi, per rendere poi efficace il servizio da dare al cittadino stesso. Adesso si parla di questa proposta di Fedriga, vedremo se sarà un altro modo per riproporre le province sotto altra forma, o è rimettere mano alla riorganizzazione. Il problema è avere un ente di area vasta che dia risposte ai comuni e ai cittadini. Organizzazione. Quindi, esatto, è un ente organizzativo. Se dopo lo vogliamo chiamare provincia, benissimo. Se parliamo di organizzazione è una questione. Se continuiamo poi a chiamarlo organizzazione e creiamo nuovi enti, forse c'è qualcosa se serve, che... Potrei intervenire da sindaco di un piccolo paese del Friuli. Su una parte io sono d'accordo in questo caso, perché a mio parere l'abolizione delle province senza realizzare contestualmente un'altra realtà di supporto è stata una rovina, soprattutto per i piccoli comuni, i quali si sono trovati con il personale costretto a lavorare non soltanto per il proprio comune ma anche per l'unione territoriale, con delle situazioni veramente irrisolvibili. Il personale della provincia per lo più è stato trasferito alla regione invece di essere trasferito ai singoli comuni, e la cosa è andata così.
Ciò che non è andato è invece il fatto che le UTI avrebbero funzionato senz'altro se non avessero avuto un peccato originale, quello di essere fondamentalmente libere. Per cui non tutti i comuni sono entrati nell'UTI, andando a creare delle UTI con dei comuni che si definivano di serie A quella volta, mentre gli altri si definivano di serie B, poi cambiando l'amministrazione ci si è trovati nella situazione opposta, con la penalizzazione dei comuni che erano all'interno delle UTI e la valorizzazione di quelli che invece erano fuori. A mio parere questo modo di lavorare è incosciente, perché non è possibile che ogni amministrazione, lo dico anche riguardo all'amministrazione precedente, io non sono stato d'accordo sulle UTI, sull'istituzione, soprattutto per come è stato istituito, e credo che la riforma Panuntin sia stato uno dei motivi per i quali c'è stata questa grande sconfitta elettorale. Detto questo, però, le UTI come sistema di relazione tra comuni, là dove hanno funzionato anche bene. Nell'agro aquileiese, dove attualmente io mi ritrovo, le UTI stanno facendo un bellissimo lavoro. Per cui, però, per necessità. Qui dicono, le facciamo o no le province? Tornano o no le province? Federica le vuole reintrodurre qui, quindi cancellare, come sappiamo, le UTI, e a livello nazionale il Movimento 5 Stelle dice Però vede, il punto è sostanzialmente quello che ci sono troppi comuni che è troppo frammentato il tessuto, non ci sono più le competenze, e noi dovremmo aggregare i comuni, dovremmo far sì che ci siano degli enti che possono avere quel tipo di competenze per dare risposte ai cittadini sul piano urbanistico, sul piano tecnico. Oggigiorno ci vogliono, ma anche sul piano delle reti, delle infrastrutture. Oggi per progettare una qualunque opera ci vuole una competenza anche giuridica per il codice degli appalti. Ecco, chi può dare queste risposte? L'ipotesi che fece la Serracchiani fu quella di immaginare queste unioni territoriali che erano le UTI, nelle quali appunto si poteva mettere a fattor comune tutta una serie di competenze e dare più servizi ai cittadini, lasciando la sovranità dei comuni. Come ha detto giustamente Bellavite, il vero problema è stato la mancanza di personale. E purtroppo quello che è avvenuto è che dopo un anno di governo Fedriga non è arrivato questo personale. Le UTI sono state smantellate, le persone sono andate in pensione, quindi c'è ancora meno personale di quello che c'era prima, e questo grande problema... Con quota 100 oppure con versione... Ma anche per naturale invecchiamento della popolazione, e questo problema non è stato risolto. Quindi uno dice, ma adesso ci mettiamo un altro strato. Ma date più personale affinché si possano dare questi servizi. E questo è il punto, e soprattutto permettete di fare delle aggregazioni, perché non possiamo replicare. Noi abbiamo la difesa dei campanili nel nostro paese, appunto, però abbiamo le aggregazioni sappiamo. Abbiamo aree commerciali contigue con aree residenziali, perché non c'è una pianificazione di area vasta. Sì, abbiamo aree comune. Abbiamo aree commerciali, aree artigianali, pressoché in ogni comune. Quindi abbiamo province... 200, oltre 200 comuni. Sì o no? Province sì. Ma non vede la difficoltà che trovano adesso? Non riescono a trovare persone che si candidino a sindaco, perché sono troppo piccoli alcuni di questi, e perché effettivamente gli stessi cittadini si rendono conto che è impossibile gestire un ente locale dando delle risposte quando non hai più gli strumenti. Soldi, mettiamoli insieme. Bella vita, poi se non sotto. Mi consentite una battuta un po' più piccante? Io sono per la aggregazione dei comuni, come veniva detto adesso, che sia una facilitazione dell'aggregazione dei comuni, però mi dico che se la riforma sarà come quella della sanità andiamo incontro a tempi molto molto oscuri, perché una cosa è fare le promesse e fare i proclami, altra cosa è vivere in mezzo alla gente. Noi ci troviamo in una bassa friulana che è stata smembrata 5 anni fa dalla riforma precedente, viene rismembrata appena cambiata l'amministrazione, il personale, la popolazione, la gente si trova veramente in situazione drammatica. Non possiamo prendere in giro la gente, perché poi il problema non è la riforma della sanità, sono le ore che bisogna passare al pronto soccorso, è la inefficienza ed è anche quel malessere, quel burnout che coinvolge soprattutto il personale sanitario, che si trova costretto
praticamente ad ogni cambio di amministrazione a dover cambiare completamente la propria struttura. Però lei sa benissimo che per 5 anni ci siamo sentiti dire che le code del pronto soccorso non c'entrano nulla con la riforma sanitaria. Se non c'entravano prima, non c'entravano certo, certamente, ma non è questo. Ma infatti, ma non, questo però lei dice su quello si deve agire. Io dico che noi ragioniamo sulla riforma sanitaria e ragionando sul fatto che il cambiamento però, che c'è stato ha provocato un grande disagio, soprattutto nel personale. Dopodiché il problema della gente non è la riforma sanitaria, il problema della gente è che la sanità funzioni. Ma ha sentito quello che ha detto Federica? A un certo punto, se la riforma sanitaria non l'ha fatta, ha semplicemente modificato alcune posizioni di vertice. Infatti ha sentito come si è vantato di aver risparmiato l'azienda zero come in Veneto, esatto, per essere chiaro. Esattamente, perché sì. Ma se ci sono vantato, esempi virtuosi, bisogna anche prenderli e copiarli, dire, di un risparmio di 500.000 euro. Ma sai che cosa vuol dire? Queste sono due posizioni apicali. Infatti prima c'erano 7 aziende, adesso ne ha fatte 5 più quella 0 e o 3 o 4, secondo di come le conta, e quindi ha risparmiato alcuni stipendi delle posizioni apicali. Dove sta questa riforma? È rimasto tutto uguale. Hanno fatto una campagna elettorale dice, oggi dicendo, so quello che spendiamo, ma, mentre prima non si poteva prevedere. Ma, però non va bene, stare però tanto, doveva fare il punto nascita alla tisana, gli vado a chiedere ai signori della tisana se ce l'hanno. Lui ha fatto la campagna elettorale dicendo che la prima cosa avete fatto quello. Qui discutono e litigano sulle province, tema lontano, caro alla Lega, adesso il Movimento 5 Stelle dice non se ne parla, però chi si occupa Mi scusi, ma il problema non è le province, non è, perché parliamo di qualcosa, di un ente tra l'altro previsto anche, che è il nome fa paura, noi parliamo di un aspetto organizzativo, qui si parlava di aggregazione di comuni. Faccio l'esempio della provincia di Pordenone dove risiedo. Ci sono 100 comuni in provincia di Pordenone, quindi parliamo di un ente che governi un sistema di 100 comuni, la viabilità, le strade, la scuola, che dia risposte ai comuni in termini oggettivi. Parliamo di questo ente, dopo chiamarlo provincia forse per dare fastidio solo a Luigi Di Maio mi sembra anche esagerato. Parliamo di un ente che deve dare risposte. A tutti le dice che è unirli. Signor Giotto, come la vede? Beh, non mi appassiona per niente questo dibattito, sinceramente. Però oggi non ci sono, ma non ci sono più le province. Parliamoci chiaramente. Grazie all'Europa il PIL è stato calcolato nel bilancio di previsione all'1%. E noi godiamo per il 0,2. Ci manca 0,8 nel bilancio. Abbiamo le clausole di salvaguardia da 23 miliardi quest'anno, da 28 il prossimo. Le clausole da salvaguardia le abbiamo da decenni? Non ho detto chi le ha portate, oggi dire, ci sono, sì. E sono le spendiamo sulla testa sempre di tutti i cittadini. E noi parliamo di un singolo ente mezzo tolto, mezzo no, parliamo della riorganizzazione dello Stato. Quanti enti servono per organizzare lo Stato? Servono ancora 8.000 comuni oppure dobbiamo riorganizzarli in modo diverso? Servono ancora le regioni, organi legislativi oppure servono organi che governano tipo delle... Guardi che la Costituzione ha già provato Renzi a toccarla e ha fallito, non faccia lo stesso errore, no, perché ci ha già provato lui. Sì, non sto dicendo, guarda, Renzi ha commesso un grave errore, se ci metteva invece di Mattarella, ci metteva Amato, che lo voleva Berlusconi, andavano in Parlamento, approvavano quella riforma senza il referendum. Prima cosa, seconda cosa, commette un altro grandissimo errore, perché la rottamazione è un errore. Che poi ci sia un po' di giovani e un po' di meno giovani è molto positivo. Se lui invece di fare quell'operazione prendeva il posto della Mogherini, che poco è servita, anche per persone, metteva D'Alema, Renzi ce l'avremmo ancora là col 43-44%. Tanto per capirci. Allora discutiamo dei fatti. I fatti è che noi stiamo discutendo se reintrodurre le province, se fare tutta una serie di cose che non è che mi appassioni questa cosa. Se uno decide, potrebbe trovare il 100% del Parlamento nella riorganizzazione dello Stato. Funzionano le cose così come stanno? Non lo so. Hanno introdotto l'azienda zero, noi la viviamo in Veneto da 5 anni e non sta funzionando. Però si fanno le correzioni, cioè la politica ha la capacità di fare delle riforme e poi si guarda. Io credo nella riforma fatta sulla legittima difesa, ma ho anche la consapevolezza che fra un anno dovremo vedere quali frutti ha portato. Sicuramente positivi. Quella che c'era prima era sicuramente negativa. Poi la politica
che guarda il futuro, che guarda dentro le cose, ha la capacità di modificarle. Il Parlamento serve a questo. Beh, per esempio, sai che in questi giorni si vota la riduzione dei parlamentari da 900 a 600, però la Lega spera di spingerlo dopo le elezioni perché pare che sia un'eccessiva visibilità per il Movimento 5 Stelle. Ma io continuo a credere che il Senato, che non si farà questo. Il Senato della Repubblica sia inutile, e tolti quei 315, i 600 potrebbero rimanere. Camera unica, noi abbiamo ancora, non è cambiato nulla. Due camere che fanno la stessa cosa, che quando l'hanno i padri fondatori hanno fatto bene a farla. Si usciva da un momento che noi non potevamo pensare... Aveva bisogno di un doppio passaggio, ogni cosa. C'era stato uno scontro fratricida importante, e solo la buona democrazia. Dopo la buona democrazia diventa troppa democrazia, e troppa democrazia diventa ingovernabilità. La sfida è di avere la capacità, per i tempi che viviamo, di fare le cose che servono. Allora io, che sono di centrodestra, che condivido molto delle cose che dice la Lega, sulle province, tu cur rintrodurle, non ho capito perché dice deve governare, per dire, io vivo nella provincia di Treviso, quasi 800.000 persone, 95 comuni, personalmente vedrei di ridurre i comuni facendo proprio delle fusioni importanti, e sulle fusioni importanti dare capacità di governance. Tutto là, perché quando tu hai 20-25 mila abitanti, le città importanti, da noi, Montebelluna, Castelfranco, Mogliano, Vittorio, hanno capacità di governare. Poi se tu vai nella Val Cavasia, che magari non sanno nemmeno dov'è, ecco, lo sa, e lì c'è Possagno, Castelcucco, Cavaso, tutti questi comuni da 1.000, 1.100, 1.200, perché non facciamo il grande comune della Val Cavasia? E governo un'area omogenea. Le comunità montane, questa è la grande, qui da noi funzionano. È una grande sfida. Io anche le comunità montane. No, ma non ci sono più da qualche anno. No, dove c'erano, sono le UTI che funzionano. Però meglio. Prima avevamo. Ce n'è un caso Stato, solo, guardi, che è quello del Magnaghese, che si distruggerà tra qualche settimana. Il comune, la comunità montana. Ecco, cioè, mettiamoci d'accordo. Servono tre enti, lo Stato, non so, regione o provincia. È giusto che esista ancora un intermedio legislativo, oppure sarebbe meglio organizzativo? La Lega mi sembra che con le province parli di organizzazione più che di norme. Sì, beh, quali noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle l'eliminazione delle province. Dalla sera alla mattina ci siamo trovati senza un ente che gestiva dei sistemi. E quindi ci sono mancati i servizi. I servizi che sono stati passati alla regione, che non era organizzata per farlo. Stato un grande film di Checco Zalone, l'ultimo, che come dipendente della provincia responsabile della caccia, guardi, ha cominciato a trasferire fino al Polo Nord, perché lui non si voleva licenziare, perché aveva una specie di Remo Gasperi, che era quello che l'aveva assunto, che gli diceva non molare il posto fisso. Ma lasciamo perdere. Che Cozzellone ce n'è ogni anno uno, guardi. Com'è? Ce n'è ogni anno uno. No, ma quello è stato interessante. Allora, proviamo a vedere. Ma perché non abbiamo preso, evitando che il contenitore e tutto quel personale, è messo in un angolo, in un corner della regione per fare le stesse cose? Esatto. Perché non l'abbiamo fatto? E poi, ma perché non l'abbiamo fatto? Doveva fare le stesse cose perché aveva le competenze. Avevano già le competenze. Ma se funzionava, la domanda è questa: se un ente funziona, se un ente e dà risposte, ma perché dobbiamo sopprimere? Abbiamo fatto almeno 10. Questa è la domanda. Sì, ma le posso rispondere? Beh, sulle scuole. Sì. Allora, costano 12 miliardi, ve lo ricordate? 25 miliardi. Non si sapeva quanto costassero le province. Però avevano un bilancio chiarissimo, le nostre province. E tutti volevano cancellare le province, tagliare gli stipendi, e cancellare la regione a statuto speciale. Usciamo da quegli anni lì. No, io sarei per farle, poi si è fatto, ma male. Perdonami, le regioni, se così le teniamo, però non possiamo avere regioni con 530.000 abitanti, per capirci, perché lei vuole rifondare il Molise, perdonami. Molise, Molise, diciamo, perdonami, ma se la regione funziona, adesso in questo momento parliamo di sanità. Il mio assessore alla sanità, Colletto del Veneto, è andato a fare il sottosegretario della sanità. Sì. Beh, il ministero e il sottosegretario della sanità servono sulle pandemie, perché la delega vera ce l'hanno le regioni. Certo. E c'è chi fa bene, chi fa meno bene. Io mi ricordo quando avevo ministro un mio amico alla sanità e ha commissariato molte regioni, tranne una che non era commissariabile, era la Calabria, perché la legge diceva che tu, leggendo i bilanci, trovavi che c'erano delle perdite importanti, avevi la possibilità di commissariare. Certo, ma purtroppo il bilancio della Calabria era un bilancio orale, perciò era impossibile commissariarlo, perché non c'era. È quello che però non c'erano i numeri adesso, no? Quello com'è? Che sta facendo il governo adesso, infatti, ecco, perciò consiglio però alla Lega, anche sull'eventuale riforma,
non togliete poteri ai comuni, cioè che i comuni no, anzi, le dico, vengano le do una risposta in anticipo. E qui dobbiamo veramente apprezzare ciò che ha fatto il governatore Fedriga in questo momento. Lui avrebbe potuto benissimo presentare una proposta di riforma, perché ci sta lavorando da mesi l'assessore Roberti. Secondo me ha fatto intelligentemente una mossa, che è quella di aspettare che passino le elezioni europee per evitare qualsiasi tipo di speculazione da tutte le parti, e quindi dopo le elezioni europee ci sarà una proposta di riforma che dovrà trovare la massima condivisione, e qui, che non dovrà succedere quello che è successo con Panuntin, che ci siamo trovati veramente dalla sera alla mattina una norma che poi l'ha cambiata 14 volte perché alla fine non accontentava nessuno. Questa dovrà essere una norma che, per le risposte che dà soprattutto ai comuni e ai cittadini, deve essere ampiamente condivisa. Quindi da questo punto di vista sono sì, assolutamente d'accordo. Però ci sono ai comuni, state delle regolamentazioni comunque, però, che hanno indebolito fortemente comunque, il potere dei comuni. Sì. No, per parlare della storia, innanzitutto, sull'eliminazione delle province in questa regione, le hanno volute e le hanno votate tutti, all'unanimità. Tutti i partiti nello statuto hanno deciso di togliere le province. Certo. Una sola persona non votò ed uscì. Ed era paradossalmente proprio il consigliere della Lega. Certo. Che adesso la Lega le vuole reintrodurre. Quindi, onestamente, mi sembra proprio una situazione paradossale quello che stiamo vivendo. Un aspetto che le province, diciamo, per me va valutato quando uno le vuole reintrodurre, è le duplicazioni che c'erano. Per esempio, noi come Comune di Udine gestivamo oltre 50 plessi scolastici, moltissimi li dovevamo dare alle scuole secondarie che venivano gestite a loro volta dalla provincia. Alla fine l'ufficio che gestiva l'edilizia scolastica della provincia di Udine, che è la più grande provincia qui nella nostra regione, era di fatto più piccolo dell'ufficio che gestiva l'edilizia scolastica del comune di Udine, tant'è che poi ce l'hanno assegnato. Allora qui ne basta uno solo. Cosa avvenne? Che il personale che gestiva l'ufficio scolastico provinciale, no, è stato interamente trasferito in regione. E noi abbiamo dovuto con lo stesso personale gestire, diciamo, tutta l'edilizia scolastica di tutta la provincia, che ci ha permesso di ottimizzare determinati percorsi, determinati bandi, determinate procedure, ma di fatto con una poca competenza. Se posso permettermi a questo punto farei fare a tanti amministratori un corso di gestione delle risorse, perché mi sembra che ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua. Cioè, stiamo parlando di formazioni di nuovi enti intermedi di qua e di là, mancanza di personale, non si sa chi fa che cosa, a chi dobbiamo assegnare che cosa, cioè forse manca un corso di gestione aziendale, banalmente, perché ci stiamo perdendo un bicchiere d'acqua. Ma cioè, la nostra contrarietà, permettetemi, la contrarietà del Movimento 5 Stelle alle province non è una contrarietà all'organizzazione, ma uno sperpero di denaro che non porta risultati e alla frammentazione delle responsabilità. Perché adesso io non capisco perché le strade non possono essere gestite dalla regione, organizzate in modo tale da lavorare per sistemi omogenei. Ma infatti, se ragioniamo in questa regione, Friuli Venezia Giulia, parliamo per esempio di trasporto pubblico, ci sono tre aree per conformazione. Quindi la logica, dal mio punto di vista, vorrebbe che le aziende che si occupano di trasporto pubblico fossero tre, perché non si può dare alla stessa azienda un'organizzazione efficace per sopperire ai problemi della montagna. Ma sono bandi europei. Sì, però c'è il bando. Certo, sì, qui sono bandi, sono, quindi sì, qua può arrivare Bus Italia, come stava arrivando, sapete benissimo. Sì, responsabilità di un'amministrazione, sì, dal mio punto di vista, sì, sì, è la gestione del territorio, la suddivisione del territorio, in modo tale che la gestione di quel territorio sia efficace. Cioè, quindi, su questo, guardi, Zullo, si fa un'analisi. Lei in Europa e forse non ha fatto l'amministratore comunale, forse non ha fatto l'amministratore regionale. Ma io in Europa ho imparato che la politica è semplice. La politica è più semplice di quella che ci fanno sembrare, e molti problemi con il confronto e mettendo sul tavolo delle soluzioni concrete e reali si possono risolvere. È molto semplice, la regione non può occuparsi di tutto. Si disperdono risorse e energie, la regione non può occuparsi di tutto. Ci sono le amministrazioni intermedie che sono state pensate ed esistevano, che possono fare possono svolgere determinate funzioni funzionali al territorio, ai comuni e ai cittadini. Noi abbiamo un esempio tangibile, ma adesso vorrei che qualcuno mi smentisse sul fatto che le province in Friuli Venezia Giulia non funzionavano o erano un ente inutile, ma con fatti tangibili.
Io vorrei che qualcuno bene. Ma funziona. Ecco, guarda, cioè, era una cosa. Faccio una domanda. Ripeto, se qualcosa funziona, dobbiamo smantellarlo solo esclusivamente per alzare una bandiera e dire abbiamo smantellato un ente che era inutile, se inutile non era? Questo è un dramma perché chi parla di organizzazione, guarda che io mi occupo di organizzazione, io non faccio il politico di professione, io sono un manager, mi occupo di organizzazione. L'organizzazione io sono un ingegnere dell'automazione. Bene, l'organizzazione a scale gerarchiche, ognuno si occupa di qualcosa, non si può improvvisare e dare da fare tutto a uno. Ha capito? E quindi anche nell'amministrazione bisogna la regione non è unica, la regione è suddivisa in La regione è un ente, è un ente che ha potestà legislativa e potestà organizzativa ed amministrativa. Ma perché devi dare all'ente intermedio invece una valenza politica? Perché è vicina al territorio, risponde al territorio e soprattutto se noi eleggiamo gli amministratori provinciali tecnici, poi li possiamo anche punire nel momento in cui non fanno bene non elettiva ma gestita da tecnici. Ma stiamo scherzando, dai. Ormai siamo in questa situazione, quindi le province non sono da rimettere in piedi, è logico. È da fare delle aggregazioni di comuni ed incentivare, attraverso anche una riforma, incentivare quei comuni che decidono di aggregarsi con gli altri, comuni che superano i 10.000 abitanti, perché è vero che i piccoli comuni... Ma guardi che nessuno impedisce oggi ai comuni di fare aggregazione tra di loro. Il comune dove risiedo io, ha accordi di collaborazione con tutti i comuni limitrofi, pur essendo fuori da Lutti, e lo fa benissimo. Tutti abbiamo accordi. Allora dico, nessuno lo impedisce. Non potremo sopravvivere. Ma non esiste norma che impedisce questo fatto. Quindi non è che dobbiamo adesso inventarci il senso degli angeli. Esistono già delle norme che permettono ai comuni di fare aggregazione tra di loro. Sono state proposte a livello di Friuli Venezia Giulia e per lo più sono fallite proprio perché c'era dietro una politica che le faceva saltare in aria. Mi dispiace. Allora, ci fermiamo, siamo in ritardissimo anche con la pubblicità, poi vi faccio sentire Salvini sulla flat tax e altre cose. Tra poco. Quello che riguarda la flat tax, per me e per la Lega anche domani. Noi abbiamo pronti progetti sulle imprese, sui lavoratori dipendenti, sulle persone fisiche, sulle società e quindi spero che non ci sia nessuno all'interno del governo che rallenti quello che è un'emergenza nazionale, perché ridurre tasse e burocrazia in Italia è l'unico modo per far ripartire l'economia del paese, perché puoi mettere una toppa con il reddito di cittadinanza per aiutare chi non ce la fa, ma è chiaro ed evidente che non è questo lo strumento che fa ripartire un'economia. Qua vedevamo dal Palazzo della Presidenza le gru che stanno lavorando su Budapest e le gru lavorano in Italia se tu riduci le tasse a quelli che lavorano con le gru, altrimenti la vedo difficile. E poi ha detto, se Orban vince guida il PPE, possiamo fare un'alleanza col PPE, ha detto Salvini oggi. È che Orban è una grande minoranza all'interno del PPE. Adesso una grande minoranza. Adesso è sospeso, non espulso, perché il PPE è in grande difficoltà. Dopo il voto spagnolo, il PPE se ha quelle proiezioni... Con la vittoria di Sanchez. Se ha quelle proiezioni passa da 230 parlamentari a 150, tanto per capirci. E perciò... ha tutta una serie di situazioni e Orban non è mai stato cacciato dal gruppo perché hanno la necessità. Poi il giudizio su Orban, quello che noi vediamo a livello televisivo, cioè il dibattito, è un giudizio... È il muro, diciamo, vabbè, insomma, dai. Sì, no, però... Il muro per antimigranti, diciamo, quello che oggi è andato a visitare Salvini, ecco, Guido ci ripropone l'immagine. Vedete, ci sono delle trasformazioni in Europa. In Germania sta crescendo molto l'alternativa for Deutsch. Mm-hmm. In Grecia per fortuna si sta sgonfiando Alba Dorata. Alba Dorata, sì. Ungheria c'è una formazione a destra di Orban molto robusta, che sono quelle formazioni che qualche volta di fronte a condizioni potrebbero prendere qualche voto. Su Vox invece sbagliano a dire che è l'estrema destra, erano popolari fino a 3 mesi fa, hanno fondato quella voce spagnola in netta contrapposizione col Partito Popolare, poi il risultato l'abbiamo visto. Insomma, il giudizio è diciamo semplicistico, quello che danno i nostri media, cioè voi televisioni. Cioè lei cosa dice? Orban non ha speranza? No, troppo, Orban se si riporta, come paura, se si come riporta al centro c'è una formazione di estrema destra che potrebbe prendere il 35%. E allora lui tenta di coprire
quell'area con delle politiche. Poi sull'immigrazione qua la discussione deve essere chiara, dobbiamo decidere cosa vogliamo, perché se non decidiamo cosa vogliamo, stiamo facendo una politica in Africa, la Francia fa la sua, tutta collegata alla sua storia, se ne frega di tutti. Colonizzazione, diciamo. Vedi, quando la prima che ha tirato fuori il famoso franco africano è stata la Giorgia Meloni, non né Salvini né Di Maio, poi l'hanno copiata sbagliando, perché dal governo tu non puoi dire certe cose perché hai degli equilibri internazionali. E infatti crearono il forte tensione, crearono un grande problema. No, ma la Francia dovrebbe dire a Macron: beh, trasformiamo subito quel franco africano in euro africano. Questo dovrebbe chiedere l'Europa, ma con l'obiettivo delle grandi politiche, dei grandi valori europei, per aiutare l'Africa rispetto alle condizioni, alla demografia, a tutto quello che ci siamo detti prima. Invece la Francia, ancora la Grande R, siccome aveva l'economia a terra, e con l'uscita della Gran Bretagna, che non sappiamo se si farà o no, ha capito che la sua forza militare, la grande debolezza tedesca, ha preso tutta la parte economica della Germania e se l'è portata dentro con quell'accordo, che chiunque vada in Europa dovrà lavorare sul stracciare quell'accordo, ma con grande forza. Quell'accordo è la fine dell'Europa, la fine dell'Europa. Non è qualche ragazzotto che grida, quello non conta. Quell'accordo dove due paesi vorrebbero controllare nord e sud delle Alpi. Vedete, la politica dei prossimi 10 anni, l'Europa, la deve fare sul Mediterraneo. Se la fa sul Mediterraneo avrà futuro, se non la fa nel Mediterraneo è giusto che le Alpi non facciano passare Annibale e i suoi elefanti, insomma, per dirla così, tanto per capirci. Cosa diceva il muro di Orban? No, beh, devo dire che quelle immagini, mi lascio esprimere adesso, sono veramente inquietanti. No? Vedere quella torretta sulla quale si era arrampicato a quattro zampe in qualche modo, no? Camminando con le mani, anche il nostro vice premier, che poi appunto ha anche salutato questi militari. Sono scene che a tutti ricordano altre scene tremende. Quindi, francamente, se quello è il futuro dell'Europa, se quello è quello che ci vogliono dare, che scene le ricordano? Il tema secondo me perché siamo arrivati lì? Il problema è perché siamo arrivati lì. Guardi, io perché siamo arrivati però lì? Mandare in giro queste immagini è qualche cosa che dice, a me come un campo di concentramento. È evidente, cioè, questo, insomma, e pensare, perché lui certamente è molto abile, pensare che questo gli possa guadagnare dei consensi mi fa, diciamo, ancora di più accaponare la pelle. L'altra cosa che volevo dire era quello sulla flat tax. La flat tax a me sembra incostituzionale. Ci arriviamo tra poco, Dreosto sul muro, sull'incontro Corban, sì, dopo flat tax. Dreosto, Bellavite e Zullo. C'è un problema di fondo. Siamo arrivati a questo punto perché non c'è stato il controllo, non c'è stata anzi, i governi che ci hanno preceduto hanno svenduto l'Italia per qualche punto di tolleranza sul debito pubblico e hanno fatto questa accoglienza indiscriminata. E cosa ha generato questa accoglienza? Oltre a generare dei problemi economici, perché poi queste risorse sul territorio vanno anche pagate, una grande paura nella popolazione. Abbiamo generato paura e tensione, e questo porta sicuramente poi ad avere la necessità di porre dei condizionamenti come quelli del muro di Orban. Orban è sicuramente è molto Orban, forte, ma guardi che quello non è un campo di concentramento dall'interno verso l'esterno. È esattamente fuori. Ma glielo dico io, se lei non l'ha capito, dottor Onsa, glielo dico io, quello è un muro di contenimento da quelli che entrano verso l'Europa. Quindi era proprio un gioco di parole. Certo. Guardi, in altri stati potrei parlare della Spagna certo. O della Grecia. Altri esempi. Anziché avere il muro, sparano. Allora, quelle sono situazioni che non sono assolutamente tollerabili. Da noi abbiamo chiesto il controllo del Mediterraneo. Mi sembra che la risposta di Matteo Salvini non sia stata quella di mettere muri fisici, come ha dovuto fare questo personaggio, ma abbia in qualche modo provveduto ad intercettare in altra maniera con la chiusura dei porti. La chiusura dei porti è diventato ormai un must e funziona, cioè è un metodo per prevenire le morti nel Mediterraneo, contenere le persone dall'altra parte e soprattutto eliminare quel sistema di arricchimento. Allora, adesso qui abbiamo qualcuno della sinistra che ha parlato anche giustamente, insomma, di situazioni contingenti rispetto alla povertà diffusa. Beh, quello è uno sfruttamento delle
persone. Guardate, in questi giorni è stato fatto il bando, siccome sono stati ridotti i soldi per la gestione dei migranti, nessuno ha partecipato al bando, non è vero. Ha detto secondo me una cosa giusta a un certo punto, ha detto abbiamo generato insicurezza e paura, è vero, avete generato insicurezza e paura, l'ha fatto il governo della sinistra, tutti i dati della pubblica sicurezza dimostrano che l'insicurezza è del tutto calata, sono calati i crimini ovunque, è calato ovunque la situazione, se ci fosse anche un crimine, non è giusto che ci sia. L'avete generata voi andando a dimostrare che là dove c'è un crimine compiuto da una persona che non è italiana, apriti cielo con i titoloni sui giornali, interventi di Salvini e via dicendo. Là dove invece capita un crimine da parte di italiani, lo si nasconde. Perché la smentisco subito, guardi. La smentisco subito. Ma sì, questa è la propaganda della sinistra. I dati sono chiari. L'insicurezza l'avete generata voi e adesso pagheremo tutti le conseguenze dell'insicurezza che avete generato, perché tutti siamo meno sicuri perché ci avete messo le telecamere dappertutto, e invece di pagar soldi per aiutare la gente che va negli ospedali, voi andate a mettere telecamere dappertutto che non servono assolutamente a niente. Le chiedono i cittadini. Guarda, nel mio comune ci sono più domande che risorse. Nel mio comune non sono perché tutti avete generato l'insicurezza. Faranno 10 ore di fila al pronto soccorso, però saranno sicuri perché avranno la telecamera che li filmerà quando andranno in cesso. Questo è quello che siete riusciti a garantire. Siete molto bravi a girare la frittata. L'insicurezza è stata generata da chi ha svenduto i nostri confini per qualche punto di tolleranza sul debito pubblico. Mi riferisco a Renzi e ai governi precedenti. Quello è chi ha generato l'insicurezza. Posso rispondere a quello? Da ex sindaco di Udine dice, chi ha riempito Udine di clandestini? Sono arrivati tutti dalla Germania e dall'Austria. Erano tutte le persone espulse dalla Germania e dall'Austria che sono arrivate nel nostro territorio, quando poi appunto perché dice adesso ce n'è di meno, sono arrivati anche dalla rotta balcanica, guardi, visto che parlava di Udine e visto che io ci sono stato sindaco 10 anni, lo saprò. Allora, sono arrivati tutti dalla Germania, arrivavano appunto con il treno, con l'Austria. Quindi adesso perché non ci sono più? Perché quel contingente che c'era in Germania e in Austria si è esaurito e quindi adesso ce n'è molti di meno. Ma di certo non li abbiamo chiamati noi, povero signor ascoltatore, ma magari potessimo modificare i flussi, semplicemente non li abbiamo lasciati morire. Ecco, se il suo ascoltatore pensava che uno li dovesse lasciare nelle strade come ha fatto il mio collega di Gorizia, ecco, io non l'ho fatto. Perché questa è una questione, di valori diversi. A Gorizia li hanno lasciati, hanno avuto anche dei morti, io non li ho avuti a Udine. Tutti gli anni in cui sono stato sindaco, e di questo posso dire che è un fatto, di civiltà. Ecco, per quanto riguarda l'Europa, l'ultima... C'è una grande onestà intellettuale. Sì. Si assume la responsabilità, dice... Per me vale prima la vita. Sì, io posso dirle questo, che una delle responsabilità dell'Europa è anche lasciare che in Libia continui a esserci quello che c'è. E se davvero l'Europa avesse una maggiore politica estera, potrebbe alzare la voce, come non ha alzato la voce in Siria. Cioè, tutto quello che è successo in Siria... Adesso gliela faccio io una domanda. Ma non lo so, Perché quella parte di Europa, quando si accorge che attraverso la Turchia gli stanno arrivando 3 milioni di persone, è disposta a pagare 3 miliardi e poi 6 miliardi per fare un campo di concentramento che non abbiamo mai visto in televisione. Allora, difendo Salvini, che si porta dietro anche le telecamere, che va a vedere un sistema di sicurezza, non un campo di concentramento. Possiamo condividerlo o no, ma almeno c'è questa onestà intellettuale. Non abbiamo mai visto quel campo di concentramento drammatico di 3 milioni di persone che abbiamo pagato girandoci per non vedere in Turchia. Stiamo pagando. Questa è la verità. Ma lo sappiamo, quello che è successo con la Siria. Quando lei dice, non ho avuto morti, avrei preso tutti. No, io non ho detto che ho preso tutti, io non ho avuto morti a Udine. Io non ho detto che avrei preso tutti, perché c'è un limite quello che uno Molto rispetto perché lei esprime la propria idea con forza e questo gli fa molto onore. Grazie. Però è chiaro che tutto questo ha portato quel pericolo europeo che prima citavo fuori camera, tra il male
disorganizzato e il male organizzato. Ti lasciano venire. Cioè, la stanchezza dei cittadini per questi comportamenti, che io rispetto comunque, perché non condivido ma rispetto, può portare a una così difficoltà dei cittadini che potrebbero apprezzare il male organizzato che noi non conosciamo più da 70 anni. Cioè, lei che... dice, ha esagerato una parte della sinistra, questo sta dicendo. Certo. Ma perché... E istigando già questa cosa, una reazione che può essere peggiore... Ha messo nella condizione il cittadino di cercare qualcosa che mettesse ordine a qualsiasi prezzo. E questo è un errore, è il grave errore che è la sinistra. Però io ancora non ho capito lei che cosa avrebbe fatto con la Turchia, perché io sono d'accordo con lei che la scelta che ha fatto l'Europa è stata una scelta egoistica. Cioè, di fronte al dramma che avveniva in Siria, nessuno è intervenuto. Proviamo, infatti la guerra forse ci sono ancora dico dei focolai. Siccome che molto ovviamente la perché cosa non c'è politica estera, dico, e in Libia sta succedendo la stessa cosa. Provo a dirgli una cosa, glielo dice uno che è stato democristiano e mai di destra in tutta la mia vita, perciò posso dirgliela, perché siccome lei è così colto che capirà. L'Europa aveva dei territori ultraperiferici e poteva governarsele queste cose, trattando le persone con l'umanità dell'Europa. Questa però era una frase che disse una volta Hitler a proposito del Madagascar, ecco, per quello che gli ho detto la mia storia prima. Però oggi non siamo a quel tempo e l'Europa... No, per fortuna la grande questione Europa è che non è un governo che può decidere. L'ultimo intervento della Merkel in Parlamento, qui c'è il collega Azzurro, è venuto a dire facciamo presto un governo europeo così non ci facciamo più guerre perché nessuno di noi ha più il governo. Pensava alla sua Germania e a quella crescita per quei comportamenti che ha avuto anche la Germania, poco rigidi perché voleva sentirsi rispettosa. Allora la criminalità va combattuta. Non con i sistemi che abbiamo visto nel Novecento, prima della fine della Seconda Guerra, ma va combattuta con le regole precise, con la pena, con, e questo porta i cittadini a non guardare più a qualsiasi possibilità che un governo possa fare purché gli dia quella sicurezza. Le periferie, uno dei grandi temi, il grande Renzo Piano aveva citato 20 anni fa il pericolo delle periferie, dovevamo ascoltarlo di più e dovevamo cominciare a costruire un luogo positivo, un luogo attivo, non un luogo passivo e negativo. Ecco, questa io accuso la sinistra di non aver avuto. Poi Renzi, che la sua storia è del cattolico di sinistra, diciamolo così, su tutto agiva da destra quasi, tranne che sull'immigrazione che agiva da quella sinistra cattolica che oggi sta governando la nostra Chiesa. E lì ha pagato il grande prezzo, secondo me. Perché il prezzo non è la Boschi, il papà, la banca, il prezzo è la politica però, complessiva. Vede, però su questo aspetto si è gonfiato troppo il problema delle persone richiedenti asilo. Cioè qui non abbiamo grandi numeri, lei giustamente li ha detti, in Turchia cioè c'è la Giordania che ha più addirittura cittadini profughi paese di 60 abitanti con 30 profughi, ma 60 abitanti, però questo lo sa anche questa lei meglio di me diffusa. Dal punto di vista matematico che cioè, no, se lei mi tira fuori un esempio questo non significa le parlo nulla di diversi comuni. Abbiamo 8.000 comuni, se fa la media vede bene che noi abbiamo un numero però di immigrati veramente irrisorio. Mi perdoni un passaggio. La percezione era drammatica, non solo per chi viveva nelle periferie, ma anche per chi viveva in quei luoghi che sembravano protetti. Non vede, il presidente Fedriga, la prima cosa di cui ha parlato è stato proprio delle telecamere, della sicurezza e di quello. Non ha detto, io ho fatto, dopo un anno cosa ho fatto? Ho la sanità, non ci sono più le liste d'attesa, ho rimesso. Cioè, no, ha tirato fuori di nuovo e le telecamere e la sicurezza, perché sempre quello battono il sempre funziona tanto, malissimo la nostra sanità, dottor Ronsel. La sanità del Friuli è un disastro, insomma. Ma non so, io avrei detto avevo detto in campagna elettorale, l'avessi detto con un po' di coerenza. Invece di nuovo si continua a ribadire sullo stesso tema, viene diciamo ingigantito. Viene ingigantito perché il problema non è così drammatico. Però è ingigantito se vuole, ma è anche sentito. Ma cioè noi, beh, è chiaro perché perfetto. Uno controlla la comunicazione. No, perché noi vediamo quotidianamente dei fatti drammatici nelle nostre città, perché lo sappiamo tutti. Certo, visto quella Manduria, credo sia uno dei punti centrali di quanto si è degradato
il nostro tessuto sociale. Ma certo, le Manduria, reti sociali sono saltate. Ma questo che ovvio, gridava in strada alle persone che passavano, e sembrava che fosse un gioco. Beh, ecco, questo bisogna ritornare un po' più di regole, anche sulla scuola, su tutti questi temi. Qualche regola in più, ascoltate, è tempo di darla, perché noi abbiamo perso un po'. Questo posso essere anche d'accordo sulle regole, lei parla molto saggiamente, però... C'è un però, che qui è come orientarci a quasi un'identificazione tra il discorso immigrazione, immigrazione clandestina e criminalità. Quando in realtà, lei ha citato il mondo cattolico, ovviamente, io provengo, penso che lo sapete, direttamente dal mondo cattolico, anche con delle funzioni molto particolari, perché facevo il parroco nel paese in cui oggi faccio il sindaco, quindi conosco abbastanza bene questa dinamica. Sono entusiasta di Papa Francesco, perché in questo momento lui che cosa sta dicendo? Sta dicendo che siamo tutti esseri umani. Non avevo che dubbi in ogni il modo criterio... sulla sua posizione su Papa Francesco. Certo. Questo non avevo. Allora, non identifichiamo immigrazione con criminalità, primo. Secondo, le povertà, e per questo era il discorso che facevo all'inizio, le povertà che noi combattiamo, e questo è un rischio anche che la sinistra, devo dire, che qualche volta corre, quello di identificarsi con chi sostiene e aiuta e accoglie gli immigrati. Fa anche questo, ma sia il mondo cattolico che il mondo, anche una buona parte del mondo della sinistra e delle organizzazioni non governative, è stato sempre in prima fila nella lotta alle povertà, a tutte le povertà, alle periferie, nelle periferie, chi c'era nella periferia di Napoli, di Palermo, molto prima che cominciassero ad arrivare gli immigrati, e continuano ad essere lì, sulle navi, per le strade, ovunque, e invece di essere lodati, perché senza di loro, a Gorizia non ci sarebbe stato un morto, ce ne sarebbero stati tantissimi morti di freddo e di fame, perché nessun altro li aiutava se non le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative. Invece di essere lodate perché hanno salvato migliaia di persone, vengono perseguitate, vengono irrise e vengono denunciate. E questo per me è lo scandalo, che poi dopo bisogna che tutti rispettino le regole, che siano bianchi, neri o gialli. È logico, io sono d'accordo, bisogna che tutti rispettino le regole. E vorrei un'Europa nella quale non si è favoriti o sfavoriti perché si è europei o non europei, italiani o non italiani, ma semplicemente perché si è esseri umani, parte della società umana. Scusi, posso intervenire, che sono circa 15 minuti in silenzio ad ascoltare? Un botta al cielo non fu mai scritto. Vorrei portare anche la mia esperienza, visto che io volevo ripartire da solo dopo la pubblicità, ma ha ragione, sforiamo, dai. Visto che di immigrazione ne parliamo al Parlamento europeo molto, giusto? E iniziamo e scriviamo teoricamente delle regole che dovrebbero definire e regolamentare i flussi. Allora, quello che abbiamo visto dal mio punto di vista del giro di Salvini, che va a vedere delle situazioni che poi di fatto alimentano la paura e non risolvono nessun problema. Ma forse lo risolvono. No, non lo risolvono, ti spiego perché. Perché abbiamo fatto tanta discussione in questi 10 minuti, ma nessuno ha detto le due cose cruciali. Una, che dobbiamo... Aspettavamo il tuo intervento. Questo è un po' grave, che aspettavate il mio intervento. Uno, che la cosa va affrontata a livello europeo, e questo devo dire come governo giallo-verde lo abbiamo fatto, perché il fatto di chiudere i porti è un segnale politico forte che le cose devono cambiare. E questo era il primo segnale da dare, che bisogna cambiare registro, perché il problema dell'immigrazione è un problema che va affrontato a livello europeo. Il secondo però aspetto è che se lo devi affrontare, devi andare in commissione e scrivere le regole. Perché andare in TV a fare i proclami non serve a niente. Allora, abbiamo discusso il regolamento di Dublino, la riforma del regolamento di Dublino, dove noi del Movimento 5 Stelle abbiamo combattuto per avere l'obbligatorietà della ridistribuzione e non vedere quei processi per cui poi dall'Austria, dalla Germania ti tornano in Italia tutti questi immigrati. Ma siamo stati soli, perché la Lega non c'era, il PD ha votato a favore di quella riforma con la ridistribuzione volontaria. Allora, le chiacchiere che abbiamo fatto in questi 15 minuti, a che servono? A niente. O ci mettiamo intorno al tavolo e decidiamo che i problemi vanno affrontati, ascoltando le necessità dei territori, o continuiamo a fare una politica che non serve a un'emerita mazza.
Questa è un'accusa, diciamo, anche alla Lega. Perdonino, però, questa è una cosa. Non era un problema di Parlamento, di voto, perché veniva bloccato costantemente da Visegrad, giustamente, in Consiglio UE. Ecco perché la difficoltà. Ma l'hai detto bene tu. La redistribuzione. Come, cioè, sì, ma come Parlamento nasce per bloccare questo. Diciamo, come Parlamento, che posizione abbiamo avuto? No, una posizione assumiamoci la spinta responsabilità dagli stati d'azione, giustamente. A cui le parti politiche si sono adeguate per convenienza. Visegrad nasce come gruppo per questo Orban, motivo. Orban, Polonia, eccetera. Sì, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca. Quindi questi non e poi stiamo qua a far salotto, però. Come a far salotto, diciamo. Comunque, delle cose. Io ritornerei sulla flat tax di cui torno dopo la velocità. Allora, dopo la velocità, vi faccio vedere ancora anche la cronaca degli ultimi giorni con l'arrivo dei 35 migranti. Insomma, abbiamo raccontato spesso, abbiamo documentato cosa succede sul Carso. No, vi faccio vedere solo quest'ultima parte. Abbiamo parlato un quarto ma d'ora. Ma quanti ne ha qui nello studio, no? Dico, dietro qui. Quanti migranti? Sì, no, perché dico, sembra... Non è che ce li accogliamo No, non che li accogliete, ma diventa talmente una cosa quotidiana. Ce n'è ancora troppi, dottor Ronsa, ce n'è ancora troppo. Abbiamo una volta documentato l'arrivo di questo furgone, per esempio, più volte durante... È sempre lo stesso furgone. Grazie alla segnalazione dei residenti abbiamo attivato la polizia locale e poi l'hanno sorpreso perché li scaricava proprio. Allora, pochi istanti, questo torniamo anche alla flat tax, a tra poco. "35 migranti avvistati sulla strada statale 15 nei pressi di Muggia. Erano appena entrati in Italia dalla zona del confine di Rio Ospo, probabilmente sfruttando proprio la direttrice del fiume. La segnalazione è arrivata dagli automobilisti che transitavano in zona e che hanno visto una lunga coda di persone marciare sempre più verso l'entroterra italiano. Siamo di fronte all'ennesimo esempio di sfruttamento della rotta balcanica, che negli ultimi mesi si è a dir poco intensificata ed estesa come punti di arrivo a tutte le zone confinarie della provincia. I giorni precedenti al maltempo hanno favorito il transito di queste persone, che si sono dunque avventurate attraverso Bosnia, Croazia e Slovenia per giungere fino a noi. Perciò, dopo gli 80 profughi di un paio di settimane fa in Val Rosandra e i tanti giacigli notturni dei migranti documentati da Tele4 nel bosco Bazzoni di Basovizza, oggi se ne contano altri 35, tra quelli identificati dalle forze dell'ordine. Dopo l'allarme lanciato dai cittadini, sono intervenuti sul posto la polizia e i militari di Fernetti per individuarli e prenderli in consegna per l'identificazione. Così, allora, torniamo alla questione del flat tax che dicevamo poco fa. Perché Salvini insiste? Nel momento in cui avete visto anche il Presidente di Confindustria Nazionale ribadire ancora bene, ma andiamo avanti perché qui c'è da pensare a una manovra che tra pochi mesi ormai, dopo le europee, già deve partire da 23 miliardi, che sono quelli che venivano citati per disinnescare... 0,8 di PIL? Con 0,8 di PIL? Che bisogna cercare. Costa il PIL quando pesano questi 23 miliardi. Pesano altri 12-13 miliardi. Adesso abbiamo questo 15, più 0,2 dopo la recessione tecnica, però insomma, perché diceva non ci crede, non la fa? No, non ho detto che non ci credo, penso che sia incostituzionale. Cioè la Costituzione presuppone che la tassa sia progressiva. Però... Adesso proporre di farla flat è chiaro che avvantaggia le persone che hanno maggiore reddito. Però nel contratto ci sono due, chiamiamole aliquote, no? 15 e 20. Sì, ma io ho capito. È progressiva, però, perché tu hai una nota a cassare, un 15% è già progressiva. Ma sì, appunto, però... A livello di Costituzione questo qui è un sofisma, ci sta. Cioè, se è un sofisma, potevano farlo dal 20 al 21. Però è così. Capisci? Cioè, però, nella sostanza, non è quello che uno si aspetta quando si dice, appunto, che il sistema deve essere progressivo. Io penso che alla fine non creerà, non eliminerà quelle che sono le disparità, anzi le accrescerà, continuerà, diciamo, questa logica poi che il cittadino, cosa ci sta dietro? Ci sta dietro che così aumenteranno i consumi. Beh, se lasciamo risorse alla gente, no, probabilmente... aumenteranno i consumi. Sì. Ma proprio questo concetto, no, del consumo come unico futuro per un paese è una cosa devastante, come la storia appunto dei centri commerciali, che non solo ci hanno distrutto anche buona parte delle nostre centro città, ma poi portano anche a quel paradosso per cui il 25 aprile sono aperti i centri commerciali. Io penso che una cosa che farò in Europa, se appunto ci arriverò, sarà veramente lottare per dare il
diritto del riposo settimanale. Non è possibile che l'Europa ci costringa a tenere aperti i centri commerciali. Ma su questo non sia, cioè, possiamo anche essere d'accordo, nel senso che uno dice no, è giusto che si lavori, esatto, Natale, allora cerchiamo di farlo. Vabbè. E però denigrare il consumo in sé, cioè significa dare più loro, no, dicono, nella lettura, consumismo è un'altra cosa, e per quello, la lettura è invece di spendere 20 euro per la spesa ne speso, ma scusi, 50, ma le scuole, posso dire una cosa, no, ma scusi, dottor Onze, mi scusi, no, ma il parco auto medio in Italia 14 anni. Ma lei capisce, ma che autovetture, no, quello, ma noi, questo non è consumismo, trovare, è opportunità. Ma noi dovremmo trovare dei sistemi alternativi per la mobilità, non tornare di nuovo sulla solito discorso. Ma nei nostri paesi, come la mandiamo la gente a lavorare? Ma non siamo mica tutti a Milano, a Roma qua, Ma per esempio ci sono molti sistemi, sì, mettiamo per tutti poter sulla andare macchina. Guardi, ci sono molti sistemi, noi abbiamo, non abbiamo neanche una metropolitana leggera per andare da Udine a Pordenone, lei ci mette spesso più di un'ora, per andare da Udine a Trieste ci mette di nuovo, no, ma guardi che c'è il treno sì, in 45 minuti è da Udine a Pordenone, in 45 minuti. Guardi, le assicuro che se lei dovrebbe avere una metropolitana leggera, io l'ho chiesta più e più volte, facciamo proprio per dare una garanzia, ma no, ma si può, diciamo, usare le infrastrutture che ci sono. Comunque, il tema non è quello di produrre più autoveicoli. Io ero, tra l'altro, anche nel comitato dei sindaci, di sei sindaci che guidavano appunto la rete del patto dei sindaci, di quelli che cercavano quello in qualche modo... Quello di Massimo Cacciari, per capire. No, questo qui è il Covenant of Mayors. Il 2020 no? Era. Il 2020, che si chiama Covenant of Mayors... For Energy and Climate Change. Sì, sì. E mi ricordo che c'era anche l'assessore alla mobilità di Parigi, no, perché c'era anche la Madame Hidalgo che ogni tanto mandava il suo assessore nel gruppo, e il quale ti spiegava che nell'area parigina il numero, appunto, la velocità media sono 20 km all'ora, quindi tanti potrebbero usare la bici, ma nell'area parigina fanno al più in media 25 km, quindi potrebbero usare la bici, e soprattutto quando si va a vedere il coefficiente di occupazione delle automobili, c'è quasi, è 1.2, diceva, se solo si potesse portare a 1.6, quindi una delle risposte è anche fare in modo che non ci sia questa cultura per cui uno sposta tutte queste tonnellate, no, di metallo e plastica per trasportare un'unica persona. Però siamo arrivati a questo. Sì, arriviamo a nuovi modelli di sviluppo. Certo, allora, la flat tax la volete o no alla fine? Sicuramente dobbiamo abbassare il carico fiscale, perché oggi è improponibile pensare che chi vuole fare attività e imprenditoria spenda molte delle risorse non per guadagnare ma per pagare il fisco. Quindi sicuramente va messa a mano alla questione della pressione fiscale. Ora, sulla flat tax c'è da fare un ragionamento, perché comunque deve essere in qualche modo garantita una proporzionalità. Quindi la definizione della soglia deve essere valutata in modo tale da non andare a essere squilibrata rispetto a delle dimensioni per cui poi si diventa in pratica, si aiuta un sistema speculativo. Cioè, perché poi chi guadagna oltre una certa soglia avrà un enorme vantaggio e chi è al di sotto o nessun vantaggio o potrebbe anche perderci. Per cui è un'attenzione... Una soglia di 50.000, no? 50.000 euro all'anno, allora sotto quella si può agire, gli altri non devono vedersi abbassare le tasse. Io credo che... Se tu vuoi portare qui le imprese, non è che gli fai questo ragionamento sofisticato, perché l'impresa è libera di andare dove vuole, soprattutto in Europa. C'è Schengen e c'è la zona industriale, sì, fuori di Bratislava, ma non dove bisogna giocare con le parole. Sono tutti friulani da e veneti. Basta andare in Carinzia per avere. Sì, non bisogna però giocare con le parole. No, ecco, però bisogna fare una riflessione. Una flat tax che dice che aumenterà l'economia, di fatto poi si va ad alimentare delle dinamiche speculative e di oppressione del territorio voi locale. Voi dovreste fare una grande riflessione se la tassa va messa sulle merci o sulle persone. Questa è la grande riflessione. E come tu vai a sopportare se decidi... Quindi lei dice IVA... No, devono decidere, perché o da una parte o dall'altra li devono prendere questi soldi, perché il problema è questo, dove li prendiamo? Ma lo stanno facendo un ragionamento sull'IVA, almeno da ricostruzioni dei giornali. Deve essere, cioè dice, va bene, facciamo però salire deve l'IVA, un ragionamento, per dire, io su tutto ciò che è pannolini, cioè la natalità, porterei l'IVA a zero. A zero, certo. Tutto, io personalmente per le mie politiche. Perciò farei questi ragionamenti. Guarda, ho ascoltato con attenzione la serata, io sono un appassionato di Giovannino Guareschi, e ho immaginato dove potremmo vedere oggi Pepone e Don Camillo. Don Camillo che si traveste da compagno Tarocci per andare a visitare l'impero del male. E oggi
quei due, Giovannino Gualesco, dove li metterebbe? Forse con la cravatta ben vestito Peppone sarebbe in America e forse Don Camillo sarebbe ad aiutare nel Donbass, cioè in una parte della Russia, dell'Ucraina, quelle povere persone. Pensa cosa è cambiato in questi 50 anni, ascoltando... Aveva il fucile riflessione. Don Camillo, sparava. Aveva il fucile. Pacifista armato. Dreosto cosa dice allora? Ma non ha il carattere di Don Camillo. Sì. L'osservazione di Don Camillo. Si rischia la speculazione. Dopo ci abbiamo... Vi prego. Anche qui vorrei... Cioè, parliamo di cose probabilmente che... i cui termini non sono estremamente chiari e non conosciamo neanche. Esiste un patto di governo, esiste un contratto in cui ci sono scritte delle cose che devono essere fatte in un tempo che è anche programmato nei 5 anni che questo governo probabilmente dovrà dopo durare. È la Costituzione che non vi permette No, vabbè, ma però all'interno di quel documento ci sono delle condizioni che sono state poste. Una di queste è la flat tax. I termini, i modi, io sono certo che economisti stanno da una parte e dall'altra, saranno trovati nel rispetto della Costituzione, perché altrimenti sarebbe assolutamente inutile, nel rispetto anche della perequazione che ci dovrà essere rispetto a queste imposte, ma per noi l'obiettivo principale è un altro, è quello di dare la possibilità a chi guadagna qualcosa, di poterli spendere questi soldi, di non doverli per forza dare. Oggi ci sono le partite IVA che hanno 60-70% di riversamento di quello che prendono, tra i contributi che devono versare, alcuni hanno l'ESNASARCO, alcuni hanno l'IVA, altri hanno le imposte. Alla fine questa povera gente, dico povera gente perché alla fine uno che lavora e fa 100 si trova che gli rimane forse 30 e probabilmente, no, viene fuori spesso la statistica ogni anno, il 6 giugno, il 7 giugno, l'8 giugno o giorni simili, è il giorno in cui si finisce di lavorare per lo Stato. Esatto, e si inizia a lavorare per se stessi. Beh, purtroppo negli ultimi anni questo giorno si è sempre spostato e questo è una cosa che dobbiamo assolutamente invertire. L'obiettivo sicuramente è quello di abbassare la pressione fiscale, ma è soprattutto quello di dare la possibilità a chi ha queste risorse di investirle e di reinvestirle, non in consumismo, perché siamo tutti d'accordo che sono passati gli anni ormai che andavano dal 2000 al 2008, in cui si aveva 3 telefonini ciascuno, 5 macchine, eccetera. Però, per esempio, il discorso dell'autovettura, su cui non sono d'accordo con il dottor Ronsel, oggi il parco auto circolante medio in Italia ha 14 anni e poi parliamo di inquinamento. I nostri territori per la maggior parte sono territori vastissimi in cui una persona che deve andare a lavorare necessariamente deve prendere l'autovettura, quindi non è che ci vada a spasso con l'auto, no, è vessato perché ha preso un'auto, adesso addirittura deve pagare un'ecotassa perché siamo stati bravi, abbiamo messo anche quella, no, anche qui calata poi da normative superiori di livello europeo. Quindi dico, bisogna dare la possibilità. Fa vantaggi però per l'elettrico, no? Sì, no, ma ecco, attenzione, questo qui ci sarebbe, guardi, io mi occupo di autovetture. La scelta di tassare la macchina usata Euro 1 è tutta italiana, non c'entra l'Europa. C'è un'idea di visione. La tassazione la fai sul passaggio di proprietà, perché allora comunque, non può arrivare, se no lo dovrebbero fare. Al momento non esistono infrastrutture e i costi comunque di realizzazione di quelle infrastrutture sono improponibili per pensare di avere un parco auto elettrico circolante in un medio, non breve, in un medio periodo. Guardate, sono tutte buone intenzioni. Già l'ibrido ha delle grosse difficoltà, perché una persona che compra un'autovettura ibrida la può utilizzare prevalentemente per il ciclo urbano, perché già quando si sposta, quando comincia a fare 50, infatti i taxi, se vedete nelle città, sono tutti ibridi, ma sì. Quando uno inizia a spostarsi al di fuori della città, l'ibrido si stacca ed inizia ad andare a benzina, e quindi i consumi evidentemente sono per il benzina, perché dovete sapere poi che il ciclo combinato dei consumi e anche le emissioni sono calcolate sulla media tra benzina e ibrido, quindi non sono quelle reali, sono quelle calcolate sulla media. Ma quando la macchina va a benzina, le emissioni sono a benzina, non abbiamo emissioni più basse, e di questo nessuno ne parla. E poi le infrastrutture, per fare energia elettrica, per far andare tutte le macchine che vorrebbero far andare, guardate che ci vogliono, dobbiamo mettere in piedi le centrali a carbone per far andare le macchine elettriche, quindi è un tema di ampio respiro su cui sicuramente è una direzione in cui bisogna andare, ma con veramente i piedi di piombo. Ma infatti il problema è di bisogna superare il modello della mobilità individuale. Facciamo il telelavoro, abbiamo risolto il problema. Certamente il telelavoro può indubbiamente aiutare, ma non si deve creare un contesto nel quale ci sia bisogno di tale spostamento. No, che molto spesso è uno spostamento inutile. Infatti io anche l'ho sempre detto, ma perché servono le tasse? Ma anche per fare scuole migliori. Perché è inutile che poi dopo uno dice sì, tagliamo le tasse e poi abbiamo le scuole private.
Oppure le scuole dove ti chiedono i soldi per qualunque tipo di contributo, o dove fanno anche progetti bellissimi, ma non tutti i ragazzi li possono seguire, perché quelli che non hanno, diciamo, l'accesso non li possono fare. Ecco, qui io penso che bisognerebbe invece garantire, perché la grande disparità sta anche nella conoscenza, nel garantire a tutti. Guardate che molti dei disastri che vediamo anche relativamente alle vaccinazioni nascono proprio da un'ignoranza, molti degli stili di vita anche poco sani, alimentari, nascono proprio dal fatto che non sanno. C'è un'alfabetizzazione, diciamo, della salute e alimentare molto molto bassa, e anche sull'Europa. Chi insegna che cos'è l'Europa? Adesso riportiamo, diciamo, tutti questi milioni di cittadini, ma chi sa che cos'è l'Europa, qual è la sua storia, dove è nata, quali sono appunto i grandi trattati, quanti sono gli organismi? Cioè votano per l'Europa e poi si sa che però in realtà ce ne sono ben quattro di enti e di soggetti che giocano e dialogano. Bisogna fare una grande operazione di ricostruzione di una cultura e di ricostruzione della conoscenza, perché anche il nostro svantaggio, soprattutto rispetto anche agli Stati Uniti, è proprio quello che noi abbiamo rallentato un po' la nostra cultura ed abbiamo creato per altri. Mi piace la flat tax? No, io sono d'accordo totalmente, non solo con la proporzionalità, ovviamente noi siamo anche per l'inserimento della patrimoniale che tassi i patrimoni più alti con i quali puoi reinvestire soprattutto nel sociale. Mi permetto anche di riportare un discorso su un'altra questione. Abbiamo parlato delle infrastrutture, parliamo degli armamenti. In Italia siamo tra i maggiori produttori di armi, molta della ricchezza italiana dipende da quelle armi che noi esportiamo, le esportiamo nei paesi dove c'è la guerra, dallo Yemen, in tanti altri paesi, da dove poi dopo le persone fuggono dalle bombe che sono firmate da noi, da noi italiani. E poi gli costruiamo i muri a Bihać, a Velika Kladuša, che abbiamo visto lì nella cartina. Io sono stato a Bihać, a Velika Kladuša nell'estate scorsa e anche in questo autunno, e vedere queste persone che sono il frutto proprio di queste guerre che sono fomentate anche dall'Europa e che sono combattute con le nostre armi, fa veramente male. Allora, pensiamo ad una riconversione dell'industria bellica in funzione di una costruzione di infrastrutture. Quali infrastrutture? Da Gradisca a Monfalcone, quando ero giovane, una macchina ci metteva 10 minuti per andare, adesso ci mette 35-40 come minimo, perché c'è una fila ininterrotta di automobili e tutti devono respirare il gas che viene fuori dalle automobili. Io pensavo, questi 20 minuti in più per migliaia di persone, quanto costano? Costano un'enormità. Se invece noi andiamo a costruire la pista ciclabile, molte persone, perché no, perché hanno bisogno di salute o altro, si fanno il loro percorso in bicicletta, va in crisi l'industria dell'automobile? Non credo. Credo che oltre a continuare l'industria dell'automobile si produrrà un'industria maggiore della bicicletta. La bicicletta di colui che poi magari sabato e la domenica dice c'ho più tempo, vado a farmi un giro per le montagne, e quindi si comprerà una bicicletta anche per andare in montagna. Io credo che dovremmo cominciare a ragionare in altri termini, cioè la riconversione dell'industria in funzione della salute pubblica, della pace e della giustizia. La base USAF di Aviano, riconvertita in un grande centro di elaborazione per la giustizia e la pace nel mondo. Ecco, fare tutto questo non è andare contro l'economia, ma al contrario. È veramente andare avanti, c'è bisogno di fondi, dove li andiamo a trovare? Dai redditi più alti, è logico. Quindi, diciamo, patrimoniale. Patrimoniale. Certo. Sarà Giotto? Posso dire che apprezzo molto l'onestà intellettuale. Cioè, uno dice in modo palese quello che pensa, che naturalmente non è condiviso da molti degli italiani, perché chi ha una filosofia diversa, sia l'economia circolare, però produciamo qui, per produrre qui dobbiamo mettere in condizioni gli imprenditori, perché sennò chiaramente se ne vanno, perché se restano qui falliscono, ed è legittimo come scelta di poterlo fare. Lui fa un ragionamento che io prima ho citato, un Novecento già conosciuto e con cattivi risultati. Forse potremmo migliorarlo, però. Ce lo auguriamo. Però oggi il mondo funziona così. Prima, quando parlavano, una cosa che ho condiviso molto: la via della seta è la conseguenza della grande azione sull'Africa, del grande porto scambiatore del Corno d'Africa che la Cina sta mettendo in moto. Lì arrivano le merci, poi partono le navi che hanno capacità di pescare. Quelle che vengono per Suez verso l'Adriatico, che pesca 22 metri, saranno minori; quelle che vanno sul Tirreno maggiore, quelle che vanno sull'Atlantico ancora più grandi. Avremo queste dimensioni di navi che, naturalmente, alla partenza e all'arrivo toccano i due
le due sponde dell'Atlantico, perché secondo i fondali tu costruirai in futuro le navi che trasporteranno i grandi container. Ma tutto partirà da lì, che è già tutto africano. L'Africa la stanno comprando con i soldi, perché c'è l'iridio, ci sono questi minerali che sono fondamentali per il G5, tanto per capirci, le nuove tecnologie. Cioè, e qui l'Europa dovrebbe avere un'idea grande, perché è l'area culturale più importante del mondo, dove che ha saputo anche fare questi 70 anni di percorso positivi con gli ultimi 20 anni drammatici. I due peggiori italiani che sono stati lì sull'euro si chiamano Ciampi e Prodi, che hanno permesso di tenere fuori due grandi paesi e di poi la presunzione di entrare subito dimezzando il patrimonio delle famiglie e delle imprese. L'ingresso nell'euro. Certo, perciò è una sfida, io apprezzo molto, infatti parla come il mio parroco, quello che mi ha seguito quando ero giovane nell'oratorio, perciò da prete lo condivido molto, da politico pensa che allora, sarebbe tanti danni. Grazie a però, tutti. Ho rispetto di quello che dice. Allora, grazie a tutti, ci rivediamo domani sera a partire dalle 21, ancora con Ring, un'altra puntata, e arriveremo anche su temi un po' più cittadini con, sapete, la grande polemica legata alla bandiera, non solo della giornata di ieri, ma quelle di cui vi abbiamo raccontato nei telegiornali questa sera. Grazie e buonanotte da Ring.